Ciao a tutti, come state ragazzi? Tutto a posto? 20 minuti di ritardo? No, sono solo 18 minuti di ritardo. Non cominciamo a rubare sul minutaggio, ragazzi, perché insomma non è cosa buona e giusta. Allora, mi stavo guardando un po' delle puntate di Law and Order, Vittime Speciali. Non so se avete mai visto questo genere di telefilm. A me, insomma, piacciono, li stanno riproponendo su Sky, insomma, me li stavo guardando e poi sinceramente ho detto, ma oggi li lascio in pace, non l'apro la live, mi guardo un po' di questi telefilm, dopodiché crollerò sicuramente sulla poltrona, mi farò un pisolino, ragazzi, e poi sapevo che dopo il pisolino sarei stata con gli occhi sbarrati e quindi ho detto, no, vabbè, cioè, ragazzi, facciamo la solita routine, nel senso che apro comunque la live. Stiamo insieme un pochino, ci facciamo due chiacchiere da, insomma, mi verrebbe da dire da buoni amici, ma anche se probabilmente è un termine troppo abusato, ragazzi, e quindi direi da buoni conoscenti quali noi siamo. Allora, innanzitutto, ciao ciao Graziano, ciao Stellina, ciao alienetti, alienetti ed alienette, ragazzi. Allora, ciao Paola, ma stasera non c'è molto in TV, ma Graziano, io ho Sky e devo dire che anche su Sky ultimamente ripropongono sempre le solite cose, sempre, che poi sono anche carini, per carità, sempre solite serie televisive, che ribadisco, carini, carinissimi, però sono sempre le stesse, no? A una certa, quando cominci a guardarli, dopo 2 secondi ti rendi conto che già l'hai viste e potresti passare oltre, ma insomma ti fai violenza, lo riguardi. Stregolina, scusami, Stellina, Stregolina. Posso aver darti, posso averti dato anche della Stellina, nel senso, Stellina, tipo tesoro, amore, cara, come va? Tutto a posto? Vabbè, ragazzi, anche oggi abbiamo bevuto, perfetto. Allora, ragazzi, di che cosa vi voglio parlare? Stregolina, evita di dirmi parolacce, grazie, Stregolina. Sapevo di poter contare sulla tua, come posso dire, ragazzi? Ciao, Maila! Sul tuo, insomma, essere educata, cortese. Insomma, grazie, grazie, grazie che non mi mandi a quel paese. Ne avevo, cioè ne ho bisogno, ecco, ne ho bisogno, essendo le unghiette fini, brava stregolina, senti le unghiette e anche col pastrelli, ma sto scivolando, quindi fa niente, dai, fai finta che ci stai credendo, fai finta che ci stai credendo. Allora, dei tetrapiattisti ed altre amenità. Nel frattempo sono passati 3 minuti e 31, vediamo se c'è qualcun altro che vuole unirsi alla compagnia? Sì, raga, io sto un po' così, no? Sto un po', come posso dire, rincoglionita, ecco, ma voi lo sapete, mi conoscete, perlomeno, insomma, mi conoscete abbastanza, se non tantissimo, quindi sapete che ho questo rincoglionimento. Allora, ma sia mai che ti insulto, dice, ma no, alle volte ci sta pure, dai, stregoli, se ti do della stellina puoi insultarmi. O insultarmi. Poi se comincio a darti della Proctolin, insomma, fai tu. E niente, di cosa voglio parlarvi questa sera, ragazzi? Di cosa vorrei parlarvi questa sera? Perché anche ieri sera volevo parlarvi di qualcosa, poi mi avete stoppato, non vi interessava. Allora, raga, chat sconnessa, connessione riuscita. Ma i terrapiattisti pensano che la Terra è piatta, ma se fosse piatta l'acqua non cadrebbe nell'universo e se pensa che è piatta sotto cosa c'è? Il villaggio di vabbè. Il 4 aprile vado dal ginecologo, dice a Stregolina, alias Stellina. A posto, Stellina. Allora, Graziano, la questione è che teoricamente, anche se cioè, anche la Terra tonda, teoricamente dovrebbe far cadere l'acqua, capisci, Grazia? Perché come fa l'acqua a stare ferma su una palla tonda posta nell'universo? Punto interrogativo.
ovviamente la forza della gravità, tutte queste robe qui, però a questo i terapeutisti non interessa, nel senso, capisci bene che non interessa. Allora, stregolina, Anna Maria, vengo anch'io, stregolina, no, tu no, stregolina, tagliati i capelli, dice Paola Sala, almeno la faccio vedere a qualcuno, come stiamo messi male. Della serie, ciao dottore, buonasera dottore, le faccio vedere la mia patata. Allora, era almeno un anno che non la facevo vedere a nessuno. Comunque, perché sto parlando dei terapeutisti, ragazzi? Perché ho e altre amenità? Perché, insomma, sono andata... Io non devo andare in giro, ragazzi, io non devo andare in giro per il web, perché altrimenti, non lo so, leggo cose che voi umani, ragazzi, mai nella vita, e sinceramente, non lo so. Alle volte mi viene da dire alle volte mi viene da dire ma, alle volte mi viene da dire ma che cacchio. Comunque, ci sono i terapeutisti, si è ancora una volta parlato di Luisa, la moderatrice di Senza Anima. Io adesso, a me questa donna, vi posso dire che mi dispiace quando sento parlare di sta donna, perché sinceramente non vedo perché adesso è entrata lei al centro dell'attenzione. Sinceramente non me lo spiego. Anna Maria. Uè, come va? Bene, bene, grazie. Tutto a posto? Tutto. Prima di tutto saluto tutte le mie amiche della CIAT. Andiamo tutti a fare un bel giro da ginecologi, perché anch'io come stregolina la sto bene. Buono, volevo salutare tutti e anche i terapeutisti, alieni, meteoriti e tutti. Che ti è successo? Che hai visto? Chi crede nelle reincarnazioni e roba varia. No, sai che cosa mi... Allora, secondo me sta sfuggendo un po' di mano il caso Luisa. E voglio parlare di questa persona, ragazzi, perché non c'entra... Io non capisco perché si sono fissati adesso su questa persona, ok? Perché insomma vogliono sapere perché ha detto da Senza Anima di andarsene, che cosa ha fatto, che cosa ha detto, che cosa ha pensato, in cosa crede, in cosa non crede. Ciao Patti, certo che puoi. Fini, sai che stavo pensando la stessa cosa, mi spiace, comunque venga presa di mira. Ma infatti Paola, capisci? Cioè, mo che c'entra questa persona? Per quanto riguarda il suo ruolo nella questione Senza Anima, basta, no? Cioè, nel senso, perché adesso andare a sfrugugliare in quella che è la sua vita privata? A cosa crede? A chi crede? Se crede nelle reincarnazioni? Se chi se ne frega, ragazzi? L'ho capito, stregolina, ma finestra dai retta a quella bionda ossigenata. Non è che io do retta a quella bionda ossigenata. Io, a me, stregolina, credimi, alle volte non è tanto chi parla, no? Perché alla fine chi se ne frega. Siamo tutti qui su, tutti quanti vogliamo prenderci un attimo di popolarità, tutti quanti, no? Parliamo per comunque visualizzazioni, tutti quanti, anche se, sinceramente, non è per tutti così, però pare che fanno di tutta l'erba un fascio, quindi a posto. Però adesso questa signora, che c'entra, punto interrogativo, lasciatela stare, lasciatela in pace, ma uno può credere a chi cacchio gli pare e piace? Cioè, io non lo so. Poi detto da una persona che per sua stessa ammissione credeva nelle stesse cose in cui crede questa persona, in cui crede Luisa, e quindi che differenza c'è, punto interrogativo? Cioè, io sinceramente non lo capisco, questo accanirsi su questa persona, sinceramente non lo capisco. Allora, e devo dire che concordo con quanto dice Fini, grazie Patti. Allora, buonasera, vi seguo nel letto, ciao Tamara, saluti a tutta la chat, dice Perla. Tamara, ciao, stai bene? Chiedono tutti di Tamara, mi fa piacere Tamara che stai bene. E ribadisco, no? E si è cominciato dal come vive in casa sua, che c'ha le come si chiama, celofanate, ma che te frega? E questo lo dico per Senza Anima, perché è stata la prima. Ma che te frega? Cioè, ti crede che la terra sia piatta? Ma che te frega? Cioè, non è piatta. È triangolare, è piatta e triangolare la terra. E da qui il famoso triangolo delle Bermuda. Meno male,
Mi stavo già preoccupando. Oh, boh. Allora, Patti dice: io capisco le critiche a Senzani, ma anche se non le condivido tutte, ma l'accanimento su Luisa non mi è piaciuto niente, pretestuosa e inutile. Bravissima, Patti, sono d'accordissimo con te. Inutile, e poi ci si va ad accanire su una persona che in questa storia ha dato semplicemente il suo aiuto, che poi abbia chiesto a Senz'anima di andarsene, se l'hanno fatti loro, non lo so, non lo voglio neanche sapere. Però, appunto, cioè, lasciate perdere una persona che non ci azzecca niente con tutta questa storia. Anna Maria Tesoro dice: Mattia, io non seguo un cavolo di sta roba, quindi non so un cavolo, dice Roberta. Tanto, dice Patti. Sì, ma sai che cos'è, Anna Maria? Come dici tu, molte volte non è che, come posso dirti, non è che tu le vai a seguire perché le vuoi seguire. Vedi qualche cosa che ti appare, per esempio io ho letto, sono andata a sentire questa cosa di quella della bionda ossigenata perché c'era il nome di Luisa e io ho pensato, fammi andare a vedere che cosa c'entra ancora questa Luisa. Ciao Gilda, ciao, che c'entra ancora questa Luisa? E ancora che si ripetevano tutte queste cose, no? Cioè poi la Grazie. cosa, a me quello che mi fa ridere poi ragazzi, no? È il fatto che ha messo in un calderone assurdo tanta gente soltanto perché vanno dall'estetista. Quindi, se Tizio va dall'estetista, quindi anche Caio va dall'estetista, anche Sempronio va dall'estetista, c'è una nuova setta che va dall'estetista. Sarà un caso? Sarà tutta una setta? Saranno tutti gomblotto, ragazzi. Quindi, mi raccomando. Un problema serio nella vita, questa gente ce l'avranno o no? Un Non problema serio ce l'avranno? lo so, non lo so, Cioè, o ce l'ho tutti io, cioè tutti quelli concentrati, tutta sta gente arrivano a me. No, chiedo per un amico, eh. Non guarda, lo so. allora, scusate, non ho seguito bene sta vicenda, ma questa pseudosetta aveva scopo di lucro. Allora, ma che te urli, dice Proctolin. Ciao Proctolin, invece Stregolina dice: te super carina, mi hai chiamata come mio compagno quando dice che sono una bestiolina trattabile, una bestia di sano, come al solito. Allora, Gilda, secondo me, sai che cosa si sta facendo? Invece di fare chiarezza, ok, su una questione, si sta facendo molta disinformazione, si stanno mettendo nel calderone personaggi che magari neanche ci azzeccano. Semplicemente facendo l'uno più uno, cioè Senz'anima ha chiesto i soldi, ha chiesto gli aiuti, ha chiesto le donazioni. C'è stata questa una tizia che si chiama Rachele, che fa che crede di essere la reincarnazione di Maddalena. Io questo sinceramente manco l'ho capito, che chiede soldi. Quindi questa Rachele e questa e Senz'anima sono d'accordo perché ognuno chiede, ha chiesto le donazioni. Capite bene, ragazzi, che cioè, invece di chiarirle le situazioni si stanno. Non lo so, ragazzi. Allora, brava Anna Maria, la gente veramente non sa quali siano i veri problemi della vita. Gilda, non so se aveva lo scopo di lucro, però meccanismo da setta, sì, dice Patti. Allora, la Sireletta, la nuova Cesare, buon amici, dice Procto. Mi hai visto il titolo, dico solo: non ce lo dicono! È vero, non ce lo dicono. Se è piatta, non è piatta, non lo so. Ma la bionda doveva ascoltarla come se fosse una cosetta buffa, dice Stregolina. Sai cos'è Stregolina? Allora ti spiego. Io infatti l'ho ascoltata, mi sono messa a non mi è piaciuto il fatto, ribadisco il concetto di buttare una persona come posso dire, Anna Maria, di spettegolare su una persona e sulla sua vita privata e sulle sue questioni. Questo non mi è piaciuto per niente. Poi per il resto mi ci sono messa a ridere perché sinceramente No. una che dice, una che, scusatemi, una che diciamo sottointende che un'altra persona non sta tanto bene. Perché crede che una terza persona sia la reincarnazione e poi dice: io queste cose le so perché facevo parte dello stesso gruppo. Cioè, capite bene che c'è qualche cosa che non va, ci sta, ecco. Allora, Patti, ma allora queste realtà vanno denunciate, dice Gilda, ma la tizia che parla con Dio, ah ok, non parlo più, dice Roberta, ma saranno anche affari suoi. Ma infatti, ciao bella gente, ciao fine, Anna Maria e Monicuccia, ciao Iaia, ma Dio non ha persone migliori con cui parlare, dice Proctolin. Ma sapete cos'è? Ecco, ci risiamo sempre.
con la questione delle... cioè io potrei dire a una persona, guarda, non credere a questa persona che si crede la reincarnazione di Maddalena e che finge di parlare con Dio, perché se Dio dovesse parlare con qualcuno, certo, magari sceglierebbe persone migliori, ok? Sceglierebbe persone un attimino più... come posso Ma chi è dire, questo? No, sono scioccata. però... Allora, Gilda, però un discorso da parte rispetto alla vicenda di Senz'anima. Il problema è che il discorso è stato tirato fuori per attaccare Luisa e di riflesso Senz'anima. Appunto, Patti. Cioè, Certo. io direi di lasciarla perdere, sta persona. Allora, la terra è piatta, però c'è una cupoletta sopra bucata dove scende la pioggia. A posto. Cioè, praticamente abbiamo il... non c'è una cupoletta, sapete che c'è... lo scolapasta, avete presente? C'è una cupola a forma di scolapasta in modo tale che quando piove, praticamente, ecco. Allora, Patti, concordo con tutto ciò, dice Gilda. Pensavo dicessi, se Dio parlasse con qualcuno, sei le bestemmie che ti... anche Roberta, però io penso, non dico proprio il Papa, no? Però ci sono tante persone un attimino più che potrebbero fare da tramite in modo migliore di questa Rachele, non vedo perché Dio... dovrebbe scegliere proprio sta Rachele. Tra parentesi, io penso che va bene che siamo social, ma che Dio usi social per comunicare, insomma, va bene che siamo, insomma, tecnologicamente avanzati, ma mi sembra un po' una cosa così, ecco. Allora, purtroppo i meccanismi Patti hanno mescolato il tutto. Sì, Gilda, stanno facendo un... non è che stanno facendo un minestrone, stanno facendo qualcosa di più di... non lo so, ragazzi, non lo so che stanno facendo. Purtroppo i meccanismi di manipolazione da setta sono difficili da sciogliere, è vero. Mi è saltata Ellie, chissà se Dio ha la promozione UME della Vodafone. Ellie, può essere. Allora, la malasserenetta è quella che somiglia alla carta, non so, Proctoli, perché non ho mai visto queste cose. Gilda, infatti, dice Patti, sono mescolate troppe dinamiche. Troppe dinamiche che poi non c'entrano niente l'una con l'altra. Cioè, una certa ha sentito questa che tirava dentro, pur tatuatissima. Perché pure tatuatissima va dal come si... quindi ragazzi, io vi prego, cioè, fate una come si chiama, fate una bella cosa. In questi periodi non andate dall'estetista, che un attimo che vi ritrovate nella setta pure voi, ok? Io lo so che magari avete i peli da farvi, lo so che avete magari le sopracciglia da farvi, le unghiette, ma desistete, desistete. Allora, Proctolin Carrà, l'abbiamo... i patti, sì, quella persona lì. E vi dicevo, no? Non è che tanto mi stupisco delle persone che parlano, no? E buttano dentro la chiunque, ma di quelli che stanno sotto e ci credono, credono a tutte le cose che vengono raccontate. Cioè, è una cosa assurda, veramente assurda. Cioè, non è che uno si mette a pensare, no, vabbè, allora, intanto alla necessità di buttare una persona che non si può difendere, una persona che non si vuole difendere, no, in questo, in un letamaio, alla fine, raga, ok? Perché veramente sono state dette tante cose, no, tante cose. E poi, capito, dire anche noi vogliamo sapere la verità, ma noi chi? Cioè, io voglio sapere la verità per quanto riguarda una persona che mi dice una cosa e poi magari ne fa un'altra, o che si viene a sapere che ne fa un'altra, ma io non posso andare a Anna Maria a dire: Anna Maria, che c'hai nel tuo frigo? Dimmi la verità. Giustamente, come fa, scusa, ma sono Vuoto. cazzi miei. Sono cavoli miei. Oppure, Anna Maria, tu a che credi che ci siano gli alieni? Dimmi la verità, ma sono fatti miei. Sì, ci sono gli Non ho alieni, mai sì. parlato degli alieni io, cioè, capite di me? Allora, Faccio non so. finta di ascoltare questa prima parte di questa live. Io passo oltre, mi guardo un po' la televisione, perché ho sentito 10 minchiate tutte concentrate. E non le ho Non è dette io, ragazzi, questo già mi fa capire. giornata. Fra ieri e oggi non è giornata. Io Allora, guardo, bene, ho il gomito facile a sentire queste cose. io che ho Mamma fatto. mia. No, Patti, desisti, Patti, mi raccomando, che è un attimo che ti ritrovi nel calderone. Lei dovrebbe andare dall'esorcista, invece, dice, secondo me non sono nemmeno più un fante di picche, di Proctoli.
Non sto capendo comunque la connessione tra trapiantismo e parlare con Dio. No, la questione, Roberta, è che ci sono tante persone, no, che credono a determinate cose. Ci sono persone che credono che la Terra è piatta, ci sono persone che credono che ci possono essere incarnazioni di Dio, Maddalena, Maria, e altri personaggi biblici. Ci sono persone che credono appunto che il fatto come si chiama, del Covid fosse tutto un complotto. Insomma, ognuno la pensa come gli pare, no? Se io però questo mio pensiero non lo porto su YouTube, me lo tengo per me, no? Non ci faccio una live sul fatto che esiste una reincarnazione di Tizio, Caio, Sempronio, io ci credo ciecamente, o non mi metto a dire ragazzi, io credo che la Terra è piatta, agli altri, di quello che penso io, che cosa gliene deve fregare? Quello è, io capisco quando le cose si rendono pubbliche e là ci puoi, come posso dire, ne puoi parlare, no? Ne puoi discutere, ma per il resto, allora, Gilles ha ragione, ma non dipende da YouTube, deve starle vicino chi ha nel reale. Bravissima, Patti. Patti, contenta lei di fare grande giornalismo, dice Prottoli. No, Gilda, Luisa, bisogna lasciarla in pace. È un caso a sé, infatti, Stregolina. Ragni, ha solo ragni, non so chi, Prottoli, Stregolina, ma non parlavo di YouTube, capisci bene? Frigorifero, nel mio frigorifero. Ah. Allora, praticamente lì c'è, come posso dire, il deserto del Sahara. È vero, Annamari? Mannaggia. Ragni. Eh? Ragni a cui accappio le mosche e le butto dentro. Brava. Pare che siano comunque proteine, quindi. Annamari. No, ma non so, io non sono carnivora, no, no. Ma. Allora, fine all'appuntamento giovedì per i baffetti da spargliere o le unghie dei piedi di pappagallo. Annulla, sì, Paola Sì, Sala, sì. la palla, no? Annulla. Allora, quindi io che mi devo sposare e non mi devo depilare, come funziona? Vado da gamba da koala, fratello orso? Sì, Ellie, mi raccomando. Credo che ci sia qualcosa di serio nella questione L, forse un tipo di bipo. Stregolina, io non lo so, però ribadisco, noi non la conosciamo, non è un personaggio youtubico, non si fa vedere, nel senso che non si fa vedere, capisci? Cioè, non ha mai parlato lei di ste cose, no? Quindi, cioè, si è tirata dentro questa Luisa per l'affare di Senz'anima, no? E se ne stanno dicendo di ogni su questa persona, veramente di ogni. Cioè, boh. Allora, ho fatto 5 dosi per complotto. Sì, Proctoni, assolutamente sì. Allora, Paola prova a volare, ma l'estetista come si connette a tutto ciò? Ma Roberta, guarda, sinceramente, io tra risate e roba varia non l'ho capito manco io, perché a una certa, no? Prima ha detto, insomma, del complotto di quello e di quell'altro, prima ha detto che Tizio si va a fare le unghie, Caio si va a fare le unghie, pure tatuatissima andava lì a farsi le unghie, quindi sono tutte connesse. Io sinceramente non riesco a capire. Allora, ragazze, non vi seguo perché non bisogna andare dall'estetista, perché l'andare dall'estetista costituisce essere membri di una setta, cara Perla d'Oriente, quindi mi raccomando, non ci andare. In ogni caso, ragazzi, voglio chiedervi una cosa. Oggi è martedì, c'è un girone dell'inferno per i depilati, sì. Sì, Eli, maledetto T9, dice Roberta, dicevo, credo è un peccato depilarsi. Brava, brava Gilda, non ci andare più dall'estetista perché insomma non assolutamente, assolutamente perché è una cosa. Anna Maria, tu ti dovevi tagliare i capelli, desisti? Sì, no, no, vado di nascosto, non lo faccio sapere. Quando andrò mi metto un sacco in testa, almeno nessuno mi vede. No, non riesco a seguire, finestra, te lo giuro. Sai che non ho capito niente da quando ho cominciato a parlare. Ho un Sì, limite. io ti No, seguo. è un limite, non ha Allora, capito sai niente. qual è il punto, Anna Maria? Il punto è questo, che si è detto, questa persona ha parlato molto di Luisa, dicendo che Luisa faceva parte di una, o faceva, o fa, Questa persona parte chi? Questa di un gruppo particolare, diciamo, no? persona. Ha cominciato a parlare di sto gruppo, poi ha cominciato a farsi delle domande assurde, no? Del tipo, se Senz'anima ha fatto una raccolta fondi e la capa di questo gruppo dove faceva parte pure Luisa ha fatto una raccolta fondi e se Luisa si conosce con Senz'Anima, allora tutti quanti questi che hanno fatto la raccolta fondi fanno parte di una setta? Per Ma questa dirti una delle domande. persona, cioè,
non so, si droga, beve, cioè, non lo so. Ah, non lo so, guarda. Ma Non lo io so. comunque non sto guardando History perché non riesco a seguire. Quando parliamo di cose serie, vi seguo. È molto più semplice History, sicuramente. Allora, Patti dice, Carolina generalmente la ignoro, però c'è la volta che viene da dire basta. Brava, Patti. Lo penso anch'io, soprattutto basta. Cioè, ti vuoi far notare, per carità, fai quello che ti pare, cioè, fai quello che pare, però le persone che stanno, che c'entrano poco e niente, lasciale perdere, lasciale Sì, perdere, appunto. ragazza, lasciatele Poi perdere. Allora, lobby della delle setta, sedute. no, ma setta. Questa parola setta, come dice Sigolina, perché si usa? Non è una bella parola. Viene Appunto. usata in modo setta perché? Perché fa più forte, no? È una parola che fa più d'impatto. Non lo so, non... Allora, Patti dice, quando l'ho sentita tirare fuori questo complotto, sceno, sono svenuta. Ma per lei è tutto un complotto, raga, per lei è tutto un complotto, ci stanno tutti dentro, capito? Ci stanno tutti dentro, solo lei è fuori, ragazzi, perché lei è alla ricerca della verità, quindi è fuori. Allora, se io avevo le ruote ero un carretto, e se io avevo tre palle ero un flipper, girati, dico sinceramente. Cioè. Allora, Maria, siamo in due, tranquilla, resto nell'oblio. Siamo fuori, no, per la Ma carità. allora, raga, per qua, posso dirvi una cosa? Io non lo so se sia una setta quella di cui ha parlato, che dove c'è sta tizia, no? Che pensa di essere la reincarnazione della Madonna e dove ci sono delle persone che credono che sia vera questa cosa, no? Non lo so, non lo voglio manco sapere se sia una setta, e diciamo che è un gruppo. Ci sono persone che partecipano attivamente su questo gruppo, ragazzi, ci sono persone, insomma, che. Però ecco, non tirare tutti dentro, non tirare tutti dentro, perché insomma, non, se tu, allora, se tu fai la complottista, perché chi comincia a fare questi discorsi e questi ragionamenti, secondo me è una complottista, no? È un po' come quando un'altra certa YouTuber si inventa delle cavolate e poi dice provatemi il contrario, no? Così sta succedendo anche da quella parte lì, nel senso, io vi dico che questo è un complotto, allora c'è un complotto, allora mi domando, c'è un complotto, allora sono tutti, c'è una setta, allora sono tutti, interagiscono l'uno con l'altro, l'uno con l'altro, vogliamo sapere la verità, ma questa è una cosa che ti stai inventando tu, io che ti devo dire, cioè, allora, quando si usa setta, credo si voglia sottolineare quando c'è una situazione, tossica di rapporto, manipolazione, guru, adepti. Sì, infatti. Altrimenti, ragazzi, si chiama gruppo, voglio dire, si chiama gruppo, non si chiama setta. Perché la setta, su questo, quando si parla di setta, in questo angolo di YouTube, ragazzi, cioè, fa più, come posso dire, Anna Maria, fa più scena, ecco. Sì, è Allora. una parola d'impatto. Gruppo è così, setta, più forte. Allora, Patti nel suo caso 3 centimetri di ricrescita maschia, dice Proctolin. Se scrivo cavolate, scusate, ma da ieri che ho la febbre. Oh, Gilda, mi dispiace. Mannaggia, hai preso freddo? Dove sei andata? Dove sei andata ignuda? Sto provando a fare la sciocchina, provando, ma mi fa pensare questo argomento. Io ribadisco, ragazzi, che non si può tirare la gente dentro a determinate questioni che non c'entrano niente con la questione principale. Ecco, se un giorno parleremo se un giorno uno parlerà di questa Rachele, di questa come si chiama, e viene fuori perché ne vuole parlare lei un altro personaggio, va bene, al limite ci sta pure, ma perché. Cioè, io non lo so, io qui è tornato un freddo ghiaccio, dice Stregolina. Pure qui non è. Avviso pioggia mi mette a me. Da me è piovuto fin oggi. Ma Da te pure è piovuto, pure qui sta per piovere, pare, avviso pioggia. poi freddo. Ma poi sì, e vabbè, a marzo, raga, dovrebbe essere primavera, ma prendiamoci quello che ci viene, dai.
E niente, quindi ragazzi, quando leggete, quando sentite, io so come siete fatti voi, assolutamente non ho nessun dubbio che fate usare, che usate il cervello quando, insomma, leggete o sentite determinate cose, però anche per quanto riguarda gli altri, quando sentite o quando leggete determinate cose, fate, cioè, usate il cervello, ragazzi, ok? Usate il cervello. E non credete a tutto quello che vi dicono perché, soprattutto su questo lato di YouTube, nel senso, molte volte, si fa giusto per appunto visualizzazioni, giusto per fare, video a chiappa visual e via dicendo. C'è bisogno di lana e mortadella a scaldare i cuori, pane e mortadella, forse non la mortadella. Dai, preso freddo sistemando il giardino, dice Paola, bisognerebbe avere sempre spirito critico. Sì, Patti, bisognerebbe avere spirito critico, ammettere, anche se una persona non ci piace, non caricarla giusto per caricare, cioè non andare contro le persone giusto perché ci sono antipatiche, ma cercare un attimo appunto di comprendere, di capire le determinate situazioni e non difendere una persona giusto perché questa persona ci sta simpatica, ma comunque cercando anche di vedere le questioni, quindi di seguire ciò che accade, ecco. Allora, sempre sta pioggia scialba triste e deprimente, mai un temporale, ma neanche a pregarlo, boh, dice Roberta. Ma perché YouTube permette che nascano questi canali? Chiedo per un'amica, dice. Guarda, ma sai che non lo so, sinceramente, ma anche per quando. Vabbè, noi siamo molto. Io credo, no, che da quando siamo qui noi non ci siamo mai inventati niente, perché siamo stati sempre su quello che altri hanno detto, hanno affermato, o comunque abbiamo visto. Quindi non ci siamo mai inventati niente per quanto riguarda i vari personaggi. Però, insomma, mi sembra un pochino, non lo so, dire antipatico e dire poco, ecco. Poi invece andando sempre in giro per il web, ho visto uno che si chiama il viaggiatore solitario, qualcosa del genere, no? Ed era in live, questo viaggiatore solitario. E io così ho fatto, ma ho pensato, fammi vedere che dirà questo in live, voglio un attimino, no? Vedere, farmi un'idea di come gli altri parlano in live, che cosa dicono. Questo c'è uno spettatore solo, dico vado io così faccio compagnia a quello spettatore solo che ci sta. Praticamente questo era parcheggiato da qualche parte e la sua live era soltanto di riprendere le macchine che camminavano. Questo non parlava, non diceva niente e quindi solo le macchine che camminavano. Anche quello è un po' strano, no? Come tipo di come si chiama? Certo, fa molto meno danni quello che non le persone che si inventano la qualunque, diciamolo. Per quanto riguarda invece altre questioni, io non ne ho viste in giro, non mi sono andata interessando perché sinceramente non mi importa più che tanto. Ecco. Se voi invece siete, soprattutto Patti, perché so che Patti, insomma, a parte che ha una memoria storica abbastanza, diciamo, come dire, tanta memoria storica, che cosa ha visto insomma in giro? Segatore solitario sarebbe stato peggio. Ah, beh, sì, sicuramente sì, Proctor. Ma sto fatto che lui era parcheggiato, passavano le macchine su questa strada e lui riprendeva targhe, riprendeva tutto senza parlare, muto, mutismo e rassegnazione praticamente. Fini, dovresti fare una rubrica informi di ciò che scopri sul tubo di insolito bello o brutto. Sì, è vero, Patti, è vero, grazie. Alto intrattenimento, Fini, ma che ne sai tu? Che ne sai? Ma infatti, belli, non so assolutamente nulla. Io non so, io secondo me devo cambiare totalmente questa, come chiamo, questa. Allora, a proposito di Segatore, nella live di ieri ho sentito che mi hai letto un esperto. Sì, veramente tanto. Scherzi, finestra, pensa che la 7 di notte manda in onda gli interni dei treni in viaggio e voci e rumori del viaggio. Ah, pure? Sì, però sai che cos'è, Roberta? Un conto è sentire magari il rumore del treno, no? Sapete, ta-dan, ta-dan, ta-dan. Può far venire sonno. Ma questo era zitto completamente, si vedono soltanto le macchine, non è che si sentiva rumore. Allora,
Patti la Treccani di YouTube. Allora, forse è venuta fuori una cosina su Idea Lalli, ma non l'ho verificata, non voglio fare arrabbiare Anna No, Maria. stai tranquilla, no, no, ho il cervello già impegnato, stai tranquilla, Gioia. Butta fuori tutto. Allora, ciao Sardi. Allora, Roberta è il mastro e anche falegname. Fini praticamente una live del dado senza fa caldo e fa freddo. Yeah! Io da tanto che non vedo sti, come si chiama, sai, queste cose del dado, sinceramente. Allora, credo che Teresina sia stata cazziata dal genero, ma non ho approfondito, so solo che la sua utenza è inviperita contro il villanzone. Vado a piangere, vado in bagno a piangere, dai, torno No, ma subito. piangi qua, dai, che fai, Vai in alzi. bagno meglio, vai meglio in bagno. Oh. Allora, tu dici che il bagno è il posto giusto? Sì, mon Dio, mon Dio. E da dove l'hai? Invece, Patti, dai, dici, facci questa. Mettici probabilmente, Patti. Si crede che probabilmente è successo che forse. Allora, Anna Non Maria, ti dico solo che la. Eh? sento, Patti. Allora, ti dico che solo la piega è durata 30 passi. Perché pioveva proprio, ti hai preso l'acqua. Ma Allora. dai. Anna Maria, ti dico solo che la pietra è durata 30 passi. Casomai verificate voi, vi ricordate quando Dado parcheggiò nel super. Sì, e in macchina disse che aveva il pass disabili? Sì. Roberta, repeat, non ho capito, dice Proctoli. Scommetto che il pass disabili non ce l'ha perché ce l'ha soltanto il figlio della Lusi. Vediamo un attimino che esce. Che non c'era la Lusi su quella macchina è già stato acclarato perché l'ha detto la Lusi stessa, praticamente, che lei non c'era nella macchina quando il Davide parcheggiò nella, come si chiama, dei disabili e poi disse che c'era. Beh, insomma, sembrerebbe che oggi per andare all'ospedale non avesse il pass disabili. Un po' strano, o no? Sai che cos'è, Patti? Che io so, questo bisogna dirlo assolutamente per chiarezza, che il pass disabili è stato dato a Chiara e Davide soltanto per i supermercati, non per gli ospedali perché non ne avevano bisogno. Quindi per i supermercati sì, ce l'hanno. E invece per gli ospedali no, quello è un tipo di pass disabili che è un po' restrittivo, no? Possono usarlo per determinate questioni e per altre. Esiste? Evidentemente sì, Anna Maria, evidentemente Ma sì. forse non li controllano. No, 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 devo chiedere con mia mamma perché lei ce l'ha e Ciao, devo grazie. chiedere. Eh sì, quello è il famoso passi selettivo, tu Patti, cioè lo puoi No, usare per andare al, come si chiama? VIP. Allora, Roberta, non dormirò mai più immaginandomi un letto in quel mestiere più antico del mondo, dice Proctoli. Non credo possano dare il pass da 104 a due persone. Sai che non lo so, stregolina? Allora, aspetta che lo vedo, lo verifico. Vediamo se ci sta scritto qualcosa. Perché se ce l'ha il figlio e lei disse che ce l'aveva il figlio, allora vediamo. Anche se però. Sì, mi sa di Gilda, guarda. Sì, mi parli del contrassegno, che ce l'ho anch'io, tra l'altro. Sì. Il mio mi sa che è quello blu. Perché io ce l'ho qua in Francia e non so se vale la stessa legge, pur non avendo la patente nella macchina, me l'hanno rilasciato nel caso qualcuno di fiducia mi accompagnasse, no? Però non so, vedi, devo informarmi se c'è questo tipo di pass wire. Vedi. Allora, praticamente, ragazzi, teoricamente.
Allora, funziona così. Da quello che ho letto, ragazzi, il pass disabili ne danno uno solo e deve essere portato dalla persona che ha appunto questa disabilità. La persona che ha la disabilità può mettere questo contrassegno anche su altre auto, però in queste auto ci deve essere lui o come conducente o come passeggero. Quindi questo è quello che ho letto. Se qualcuno di voi ha una, come si chiama, più recente o più, me lo dica. No, no, è Allora, vero, così. non posso, non credo, non possono dare il pass alla 104 a due persone, Proctor in tiene la lucina accesa, Anna Maria ci sta per Bulanfo, dice Gilda. Io non mi pronuncio perché non sono informata su questo tipo di pass, dice Patti. Può avere anche il pass disabile, ma salta come un grillo. Le ho detto lei stessa, pigliando tutti per il culo, e vabbè. Seguendo la voce di Monica mi fa una tenerezza. Sì, però appunto da quello che ho letto io, ragazzi, non è che ci stanno due, cioè, c'è una persona invalida in una famiglia, ok, questa famiglia ha più macchine e quindi anche più persone che possono accompagnare questa persona disabile, come si chiama, per disabilità deve tenere la persona. Okay? Che Sì. poi sale sulla macchina del figlio, sale sulla macchina del genero, la cosa del disabile, cioè comunque lei che la espone sulla macchina, ma nella macchina ci deve essere anche lei. Non esiste che la persona, il conducente, non porti l'invalido e comunque tenga il pass degli invalidi e lo usi a suo piacimento. Infatti, sì. Allora, la voce è giustissimo, finestra, grazie Gilda. Ellie, non so se passo la notte. E addirittura, Proctoling. Nel senso che dici che, insomma, lì gli invalidi sono tre, però. E vabbè, ognuno avrà il suo pass. Cioè, appunto, Patti, però lo deve tenere lei, perché una volta mi sembra che, allora, che il 104 ce l'ha il figlio, da quello che ho sentito, il pass ce l'avrà lei, no? Però mi sembra strano, per come hai detto tu, se ce l'ha lei il pass, come si chiama, degli invalidi, ragazzi, quando è andata all'ospedale comunque doveva averlo nella sua disponibilità e quindi dovevano averlo. A meno che, boh, non lo so adesso se questa cosa scade, ragazzi, se bisogna sempre fare una richiesta. Magari non se l'era portata appresso, io adesso non so, sinceramente non saprei, andrò a sfrucugliare questa cosa per vedere, insomma, se, perché poi anche dall'altra parte, no, ragazzi, cioè dicono tutto il contrario di tutto, quindi. Tipo, fini da me, non so se poi è così in tutte le regioni, penso di sì. Da me ha dato la targa l'amministratore, che vabbè, lui non è che mi accompagna mai in macchina, e la mia amica Patrizia dell'Unital, e però in qualsiasi macchina vado, come hai detto tu, basta che lo prendo su, lo mettiamo nel vetro e devo esserci anch'io. Certo. Allora, grazie Monica per questa cosa, così abbiamo acclarato, ragazzi, che effettivamente è così. Sì. Allora, il pass ce l'avrà appiccicato il figlio sulla macchina. Dove ce l'ha appiccicato il figlio questo pass, sinceramente non lo so, ma visto che pure una stronzata, nel senso, scusami, perché se Luciana vive con la figlia e il suocero, capito? Sarebbe più giusto che il pass, il suocero e il genero, sarebbe più giusto che il pass lo tenesse lei nella borsa, in quello che è, così quando Ma esce, o lui. scusami, la 104 sono i permessi al mese per accompagnare il familiare a fare visite, giusto? Sì, ho E allora capito. deve averlo, praticamente è la persona invalida che deve portarselo in via, cioè deve portarlo Sì. in macchina con la persona che ha la 104, che possa accompagnare. Metterselo lei in borsa e poi o va col figlio, o va col genero, caccia sto pass e lo mette nella macchina. Allora, ma vedendo Davide, non andranno a indagare se il pass è suo, capiamoci. Insomma, con lo sguardo a James Bond nell'Invernizzina, uno rimane un po' titubante. Sì. Sai qual è il problema, Proctor? Sulla fiducia. A parte sulla fiducia, ma che è una certa, questo parla, capito? E quindi guardi solo. Allora è proprio Dici che allora facciamo proprio. Allora mi riconosce a posto, si testa tutto ok.
E siete cattivi. Non li sto vedendo, non so quante uova hanno comprato quest'anno. So che lei ogni tanto si fa vedere, guardate quanto sto dimagrendo, guardate quanto Sì, io sono ho bella. visto un video delle uova finite, quando 2 settimane fa, che le avevano aperte e che ne mancava più lui di lei, quel video mi sembra. Ma lei non deve neanche toccarle, questo è il problema. E lei ha detto che le congelavano perché sennò gli veniva di mangiarle lei e la mamma. E non ha parola brutta. Il cioccolato nel Allora, frigo. dice Paola, la 104 l'ha il figlio perché è un dipendente dell'Essel. Davide è un imprenditore, è vero, quindi praticamente chi è impiegato, ragazzi, può prendersi i giorni. Allora, Monica, ma tu di Unital si fai sezione, che città o provincia? Ravenna, però è una sottosezione la nostra. Chi l'ha chiesto, Prattoli? Allora, 104 dice Gilda, ne usufruisce chi ha un lavoro. Infatti, l'abbiamo detto, ragazzi. Allora, un attimo solo, devo fare una cosa. Ecco qua, vediamo un attimo. Figlio, fatta la visita. Ah, e ben beh, che ti dicono? Niente, perché infatti sono rimasta un po' male, nel senso, sai quando vai con la mutua gratis? Vabbè, ha detto che vedo 1,50 come 4-5 anni fa. Gli ho detto, ma quanto vedo? Ah, guarda, è uguale, adesso dovrei guardare la cartellina. È la prima volta che mi vedono a questa San Francesco. Dovrei guardarla, era piena, non è stata lì. In 10 minuti neanche mi ha liberato. Quindi quando vai sotto mutua rimani un po' perplessa, capito? Però ha detto che sono sempre 0,50, mezzo grado. Vabbè, comunque non è peggiorata, dai. E io vorrei andare adesso a pagamento. Più dai, poverina, mi ha regalato anche un collirio per lubrificare gli occhi, che ha detto che sono un po' secchi. Hai visto quanto è stato dolce, però. Allora, Mm-mm. fategliele mangiare, non so cosa. Allora, le uova. Posso dire che palle con questo dimagrimento, sembra l'unica al mondo che perde peso, dice Gilda. Sai cos'è, Gilda? Il fatto che lei prima aveva fatto tante diete senza dimagrire, giustamente si sta stupendo che con questa dieta invece è riuscita a dimagrire. Cosa avevano le diete che ha fatto prima che non andavano? Perché non dimagrire? Come mai? Perché adesso c'è qualche pastilla che l'aiuta? E Può essere, dici? perché faceva le diete che faccio io tutti i giorni? Allora, Mangiava. in 1979, mio zio era presidente dell'Unital, si sì, sei un'adepta di famiglia allora. Gilda, ma sai cosa l'avrà anche entusiasmata? Vedere un po' dei risultati. Sì, perché insomma, ragazzi, Certo. sicuramente che è dimagrita non ci piove, mo ragazzi, No, non ma nascondere certo, le dita. ma anche io lo Quindi dico, la Gilda cosa ha detto dell'unità che non ho capito bene? Proctolin ha detto, mio Ah. io era presidente dell'Unitalsi, sei un'adepta di famiglia allora. Ah, ok, non lo sapevo, grande Prattoli. Fate parte di una setta. Allora, anche io sto dimagrendo, ma non continuo a rompere le balls, dice Gilda. Allora, quanto sei dimagrita, Gilda? Facci sapere però. Io ho visto degli spezzoni su Instagram, dice Chiara che il dietologo le ha consigliato di fare una pausa, guarda caso sotto la Pasqua. Allora, posso dirti che è strano che il dietologo, che poi non sarà il dietologo, ma sarà il coso vabbè, quello che gli consigli di fare una pausa, perché se hai il diabete, pause, cioè, no, non dovrebbero esistere. Ce l'ha tutti lei gli esperti, ce l'ha Ah, tutti. allora a posto. Allora, Patti, entusiasmo, dice Pratto, io ho visto solo l'ultimo con lei. Succhiata in questa tutina fashion fantasia mentre parla e sotto il trapano tren, tren, era qualcosa di surreale, dice Roberto. Sardi, pausa e il diabete si prende un po' di riposo. E certo, nutriamolo pure sto po' di diabete, dai, nutriamolo. Setta, sì, siamo una grande setta, dice Proctoli. Ho preso 7 kg rispetto a lei, sono una nullità. Sì, Bravo. mi dici io poi Prattoli, voglio vedere Lourdes by Night, andiamo a bere la birra insieme, io e Brava, andate. Scrittatrice Allora, di luoghi di preghiera. scusa, ma Portiamo da che peso partivi? anche te. Da che peso partivi, Gilda? Anna Maria non vuole vedere, non vuole venire, non si vuole mischiare con le sette. No, no, io e Lourdes.
Ma se vengo lì crolla la montagna. E vieni a casa mia, crolla il quadro del Papa. Sì, non posso, ci Scherzo. vado in rotolo. Allora, dice Proctoni, ma solo a me il dietologo mi chiama alle 2 di notte chiedendomi cosa sto facendo, se sto mangiando. Penso di sì, perché insomma, uno che chiama alle 2 di notte, uno Ha stalker, è messo un una pazzo. telecamera, Brottoli, ti ha Un messo una pazzo microcamera in criminale. casa. Allora, Paola Sala, salve, mi pare il dietologo l'ha visto con il binocolo e ho dubbi che abbia consultato anche un diabetologo. Ho dei diabetici in famiglia e i diabetologi sono satanici, dice Paola. Una pausa, ma non per un discorso di diabete, perché sta rischiando il sottopeso, dice Patti. Giustamente, Patti. Hai ragione pure tu. Allora, Proctoli, dobbiamo scoprire il dietologo della Kitty. Dice, cioè, rischia il sottopeso, ragazzi. Rischia il sottopeso, non si può sentire, ma veramente. Allora, mi mancano 4 kg alla metà. Dai, brava Gilda. Allora, almeno così mi sembra motivato. Ma dai, ma può essere, ragazzi, rischio il sottopeso. Oh, Madonna mia, io spero che non sia così, ti giuro, Patti, spero che non sia così. Allora, carina, se vuoi fare un bel lavoro a Lourdes, aspetta che chiudo i cancelli, altro che birra, dice Proctoli. E ragazze, perché se continua a dimagrire a quel ritmo, restano soltanto le ossa, Patti, praticamente, restano soltanto le ossa. Però beh, sì, beata lei che riesce, io non ce la faccio proprio io. Monica, non è tutta farina del suo sacco, fidati, Allora, eh? posso dirti una allora voglio cosa? sapere la ricetta. No, meglio di no. Stai Posso dirti così. una cosa, Monica? Sì, poi controllerò, Patti, poi vado a controllare. Ti posso dire una cosa? Questa cosa non me la devo far sfuggire, Patti. Posso dirti una cosa, Monica? Sì. E quando una persona sta bene e uno gli dice devi dimagrire perché sei un po' troppo cicciottella, ok? Quindi Sì. metti la dieta e dimagrisci. Un altro conto è quando ti viene detto tu hai il diabete, occhio che il diabete ti porta tante tante proprio Problematiche. problematiche serie Molto seria. e quindi tu lì ti devi mettere a dieta, lo capisci? Sì, Non è ah, ma che lì io la dieta per scusami, Monica, fammi finire. Non è che lei sta facendo sì. la dieta perché è più forte di te. Lei è costretta a fare la dieta, è una cosa diversa, capisci? Sì. E nonostante tutto è costretta a fare la dieta, alle volte, come vedi, si prende anche delle pause. Non sia mai, capito, poi diviene sottopeso perché poi là la situazione sarebbe tragica. Quindi tu non è che devi dire lei sì perché comunque lei lo sta facendo, io no, io no. Io penso che se pure a te ti venissero a dire Monica c'è il diabete o stai attenta o ti verranno una serie di problematiche gravi, io penso che a te lei tu ti mettessi a È dieta. bello finestra che mi sa che dei sintomi che guardo su YouTube ho paura di averli perché la sete continua il fatto di andare in bagno, avere le vene molto evidenti. E Monica. allora, cara, ti fai un bell'analisi, ti fai le analisi del sangue e vedi se ce l'hai o meno. Sì. Non guardare su YouTube i sintomi, le medicine, le immagini, non guardare su YouTube. Parte quello, però se lei ha una, come posso dire, ha questo sentore, no, che potrebbe avere o meno, visto che lei comunque mangia abbastanza e mangia Guarda il anche dopo, dubbio. ti fai una bella analisi del sangue, capito? Sì. Un conto è Perché? cominciare. Sì. Ti dico una cosa, scusami Monica. Un conto è magari metterti a dieta e far rientrare questa cosa, se stanno agli inizi, capito? Un Sì. conto invece è trascinartela e poi doverti fare magari anche l'insulina. Che non riesco dopo back va di struttura. Quindi, capito? Quindi Sì. fatela fare l'analisi del sangue e poi ci dici. Sì, perché l'anno scorso ce l'avevo a 109 la glicemia al limite 100. Vabbè, però diciamo sei borderline, capisci? Borderline, capito? Insomma, stai. Quello volendo. No, no, anche Sento queste cose, capito? tenere Stai sotto controllo, non è altro. diciamo, capito? Stai un po' più sul limite dell'altro, però fatti vedere, fatti controllare, fatti controllare. Sì. È perché infatti me lo dicono tutti, su quello delle volte sono pigra con la salute, anche gli occhi vedi. Almeno questo, l'analisi del sangue, così vedi, capito? Sì. Come si dice, o stai tranquilla, capito? Oppure ti metti un pochino a dieta, ok? Sì.
Allora, dice Gilda, Anna Maria, sono diabetica, la metformina aiuta solo all'inizio. Allora, metto l'uccello in carica, a frappoi, Ellie, Monica controlla la glicemia. Brava Gilda, io ho un'amica diabetica che al minimo sgarro sta malissimo. Dice Sardi, infatti, ah, io su Google sono già morta da 3 anni. Sì, scrivono un po' di cose un po' eccessive. Lasciamo perdere, no? È come quello che... quell'uomo che cercava i sintomi che aveva su Google è uscito che era incinto, quindi Mio esatto. papà sapeva che io aveva più paura ancora quando era malato, poverino. Non bisogna, allora ragazzi, quando si hanno dei sintomi, non andate su Google, non googlate, perché ogni persona è a sé, ogni sintomo dipende anche dalla persona, perché può essere che una persona sta benissimo e ha dei sintomi particolari, può essere che una persona sta peggio, ha gli stessi sintomi. Ragazzi, insomma, per farvela breve, non googlate, andate dal medico, ragazzi, se avete qualche cosa che vi sentite un po' strano e vedete cosa vi dice lui. Google non aiuta, perché altrimenti saremo tutti medici, no, Anna Maria? Tutti dottori, tutti. No. Ma poi ti ammazzi, specialmente chi è un po' che si prende il panico, legge delle cose che, mamma mia, dovresti avere dei mali incurabili. No, no, mai vedere queste cose, no. Allora, questa invece l'ho sentita con le mie. Aspetta un attimo, Roberta dice: la Kitty mi ricorda delle sorpresine Kinder che avevano il corpo stretto e lungo e sopra il testone che si toglieva. Sotto c'erano vari alieni, è uguale, giuro. Invece Patti dice: questa invece l'ho sentita con le mie orecchie dalla Kitty, che il dottore è rimasto contrariato perché le aveva detto sgarretto sì, ma non che mangiasse torta di compleanno per 2 giorni. Beh. Ma scusate, scusate, io vorrei sapere quale diabetologo con una persona che ha il diabete ti dice che puoi fare gli sgarri ogni tanto. Io voglio proprio saperlo chi è. Non è una dieta su una persona sana, sovrappeso, è una dieta su una persona che ha il diabete. Quale medico dice che puoi fare lo sgarro ogni tanto? Cosa vuol dire lo sgarro? Cioccolato, fritto, pasta, sughi, fritti, pizza, tutto? Eh no, qualcosa non va. Tutto, e poi Raccomando. parlo allucinato, Anna Maria. Allora, Patti, ma soprattutto la quantità, dice Sardi. Patti, lasciamola al suo destino, dice Proctonin. La pasta alza la glicemia, sì, vero. Sì, Monica, quel valore potrebbe essere un prediabete, dice Patti. Infatti, buonasera, terapiattini, terapiattini. Ciao, crampi, finito il lambruschino? Vabbè, ragazzi, neanche ascoltare i racconti. Bravissima, Patti, anche quello, anche ascoltare i racconti degli altri, lasciamo perdere, ragazzi. Molte volte no, viene il come si chiama di, ma sai, io per esempio avevo un male qua, poi ho scoperto che, e quando poi si ha lo stesso, oddio, allora io so. No, ragazzi, lasciate perdere. Allora, il mio diabetologo me lo concede una tantum, però, dice Gilda, o perlomeno prenderli con misura. Fatti, parti. Alle volte, sai, soprattutto che chi è ipocondriaco poi non riesce, no? E quindi, apri la telecamera. Brava! Brava! E mo perché la chiudi? No, voglio sapere cosa stavate dicendo mentre salivo. Noi niente. Ma Niente. stavo parlando del fatto che siccome ha 109 di glicemia la nostra Monica, potrebbe essere prediabete, però stavamo dicendo non fissiamoci con quello che dice Google, non andiamo a cercare i nostri sintomi su Google, no? Perché cioè, non va bene, non va bene. Ognuno ha sé, bisogna vedere dentro un quadro clinico di una persona, perché dei valori che sono sballati per me, per te vanno bene, dipende dalla tua situazione. Certo. Sì. Se per esempio, ragazzi, no, mi facessero l'analisi del sangue, vedono che sono, come si dice, anemica, no? Sì, anemica, ma io sono anemica da una vita praticamente, quindi per me quei valori là sono Anch'io, la routine, per dire. anch'io. Anch'io sono anemica da una vita, perché a parte una volta che sono andata a 6 di emoglobina e sono andata in ospedale, mi hanno fatto un sacco tipo 10 litri di ferro, una flebone, perché ero a 6, però io non supero mai il 10.
Allora, Gilda, anche a mia sorella, Natale, Pasqua e compleanno, comunque molto rigoroso, infatti esce dall'ambulatorio sempre piangendo. La sorella, poverina. Allora, recupero la bestia e torno, dice Sardi. Grampi dice, infatti, fini, solo professionisti sanno queste cose, noi siamo dottori per autodiagnosticarci. Ma infatti, Grampi, infatti, no? Basta magari, ecco, per esempio, basta un valore magari sballato di uno o di due che subito, capito, uno magari si allarma e probabilmente non c'è nulla da allarmarsi. Però se tu hai uno stile di vita particolare, cioè ti piace mangiare, Monica, mettiamola così, no? È È giusto vero. che vai in fondo a questo tuo, questo Problema. valore, capito? Prattolin, scusa, non ho visto bene i capelli, mi fai vedere? No. Perché? Ma stai Ciao. bene? Ma no, è stronza quella lì, quella lì. Quella lì Io, sicuramente poi dice qualcos'altro di cattivo. ma quando mai? Ma se io sono buonissima, sono buonerrima, ragazzi. Tra parentesi, ho il libro delle risposte. Quindi, se volete fare una domanda, il libro vi risponde. Ragazzi, io sono qui, fatemela pure. Ah, gli ho delle risposte. Ah, Sì, ok. sì. Quindi, se volete farmi una domanda, ad esempio, sta bene Proctolin con la nuova pettinatura? Un Sì, attimo. l'ho Aspetta, vista. mi devo concentrare, aspetta, 10 secondi, mi devo concentrare. Sta bene Proctolin con la nuova pettinatura? Vado e dice, pensa in modo positivo, vivi in modo positivo, cambia parrucchiere. Sì, porca troia, sì. Ma infatti c'è stato un momento mentre lei mi fa: no, no, vai tranquilla, mi ha detto che passa marito a pagare. Io ho detto: c'è qualcosa che non mi torna. Vabbè. Dai, fammi vedere, adesso rientro perché Chiaramente. a destra. Sì, gioco, gioco, non l'ho vista. Mi libro con le orecchie, dice Stregolina. Dai, facciamo un'altra domanda. Anna Maria, falla tu la No, domanda. no, la faccio io. Finestra sul cortile, riuscirà a farsi i cazzi suoi una volta nella vita? Aspetta. Vediamo, mi Aspetta, concentro. vediamo. Mai, 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 mai. Veramente, lo Aspetta, no, no. lasciate a voi. Allora, mi dice, un attimo solo che sta pensando, pensa tanto, adattarsi al cambiamento. Quindi adatti. Vabbè. Allora, A me però, piace dai, facci vedere il ridere. tuo visino, dice Paola. Anna Maria, la bocca della verità. Proxoli, non ti piaci? Dice Gilda. Fammi No, poi mi ha fatto troppo grigio. vedere, No. dai. Dai. Giochiamo, avevi promesso a Grampi che giocavamo oggi. Sì, e invece non giochiamo Promesso. perché non ho preparato niente, ho soltanto il libro delle risposte. Se volete questa cosa. Allora, Che dai, fammi promesse. vedere. Abbiamo tagliato il budget per caso. Sì. Abbiamo finito i soldi, vabbè, ho capito. Perché Proctolin non si vuol far vedere? Mi ha risposto, rimani concentrato. Ok. Cioè, questo libro delle risposte mi sembra una ciofeca. Grafica preso in giro, non si gioca neanche stasera. Peggio della Allora, porta soffietto. Peggio della porta soffietto in quel ci di quattro giorni. rivolgeremo al nostro avvocato. Fate bene, ragazzi, fate bene. Aspetta che c'è l'altro libro delle risposte, vediamo se queste mi piacciono. Che fa un Ce l'ha faruno. veramente l'avvocato. Trottolin, che fa un faruna, la fanfaruna. Ma Dai, dai, se la scrive, se la suona e se la canta. dai. Dai, E facci se la vedere. balla. Capello. E se la balla. La La balla fanfaruna. soprattutto. Dai, fammi vedere sto capello. La Madonna. balla. Come si... Oh, che carina! Ma sai chi somigli? A Non è che ti quell'altra vedo. invece? No, somiglia a quella. A me piace, che bello questo colore. Altagiro! Devo farlo anch'io. Oh, No, no, aspetta. Ma una scopabile mai, cioè. No, Il stai Fante di bene. Cuori, Fantaghiro? No, un bel grigio. Devo farlo Caruccia! anch'io. È grigio, ma è la lampada che lo fa. Senti, togliti Che sta barbina. bello, che bello. Ma sotto è grigio scuro, giusto? La base è grigia scura. Che bello.
Ma sì, ma qui non capisco una minchia, figurati se mi fanno No, così. Fantaghirocia, veramente. Se mi diceva il Fortuna Drago, ero più contenta, cazzo. Ma sì, ma da una vintage cosa ti aspetti? No, Mi stanno dando ragione. stai bene. No, Aspetta che Nagini segno i nomi per bloccarli. Grampi, Rampi, Nap, Pregolino. Pregolina. Mamma mia, che brutto. Oh, io l'ho detto, non ci voglio più venire, non ci voglio più venire. E infatti, vedi perché non ci voglio più venire. Ma dai, che stai bene, dai, Fantaghiro, non dire questo. No, stai bene. Allora, ragazzi, domandiamo al libro delle risposte. Proctolin somiglia a Fantaghiro? Ma che libro Allora, delle risposte è? Che eh? libro delle risposte Ti giuro, mi ha risposto, è più che sicuro. Raga, ve lo faccio vedere se no non mi è? credete. Dai, dai, fai lo screenshot, vediamo. Ma ti giuro, guarda. Guarda, questo libro mi sta facendo paura in questo momento. Libro. Il libro. Allora, Sì, è guardate. vero, Sibolina, ci manca la minigonna di quella, come si chiama, di quella plastica lucida con le scarpe con la fibbia e una canzone dei Beatles. È un po' di LSD che non ci sta Raga, meglio. ecco qua. Ma il libro delle risposte su Google Certo, è più che sicuro, scienza proprio. non mi sta. Imbroglione come la cerebbia. Sai che cosa? Sai Cioè, che. guarda, cioè, Patti Mint poi è quella che è proprio classica, capigliatura simpaticissima. Ma no, dai, fatta che io no. Ma dai, si scherza. Sì, carina, sembra una ragazza anni 60. Sì, mi faccio vedere quale ragazza. È Ragazza, vero. guarda, mi piace che non vuole guardare, ma guarda. No, voglio guardarlo perché la foto che ho fatto vedere io alla parrucchiera non era proprio così, però vabbè. Vabbè, ma quella lavora su quello che ha. Devo Mi ha. andare anch'io e ho paura, sinceramente, andare dalla parrucchiera, ho paura. Che qui capiscono Adesso non tutto. ci andrò mai più. No, no, Allora. stai bene. Qui che non capiscono una mazza. Vabbè, Non Fantaghiro, cioè, mi veramente. dice, degradé e filé vuol dire scalato e sfilato, ma non Non ho capiscono parole. Ah, niente. prima ero il fante di cuore, poi non ho più il fante di cuore, sfantaghirò, vabbè. No, no, stai bene. Allora, è il ragazzo del Piper, ti dice Maila, veramente. Oh, Sì, ecco, Fantaghirò. uguale, quasi uguale. No, no. Aspetta, sai io come fare? Fare? Non prendere le forbici. Non prendere le forbici. Lascia le forbici. Dai, adesso rompi le palle. Ah, oh, così carina, guarda, se ti togli quelle cose ai lati. Una ragazza No, del mi Piper, piace, mi piace. dei miei capelli, brava stregolina. Mi piace. Stai No, proprio bene. veramente, mi state uccidendo, lo sapevo che Non è finiva così. vero. Allora, Ma ci è non andata ascoltare, benissimo. non ascoltare questa gente vecchia, vecchia dentro. Non ascoltare, ascoltano i No, giovani. ma più che vecchia dentro è bastarda dentro, che è diverso. Non Allora, volevo vado a dire. prendere tachipirina, sente giustificata. Oddio, che sta roba, la fattura, dice Grampi. Deve essere magnifico avere un'amica come Finny. Sì, bellissimo. è bello, è bello. Ma non perché sono io. Io Allora, non perché non so è. che lavoro faccia nella vita di tutti i giorni, ma non mi convince il fatto che ti faccia cambiare idea in 1 ora e 40. A me. Secondo No, me tu fa puoi questo. cambiare idea alla gente in 1 ora e 40. Hai E cosa visto? mi hai una compagnia di assicurazioni? No, no, no. Peggio, peggio, peggio. Io manipolo. Se tu dici così, significa che io manipolo. Io non manipolo. Io la gente, No, casomai, la no, faccio. tu l'accompagni, tu non manipoli, tu l'accompagni. No, ho detto per ridere io, vai tranquilla, fin. Riflettere, io le persone le faccio riflettere, però mi sarebbe probabilmente, ragazzi, perché insomma vogliamo far incazzare un po' di gente, ragazzi. Sì, perché no? Allora, anche se non ho studiato psicologia, sono un'esperta in psicologia e quindi io manipolo le, come posso dire, la mente Le delle spaccate. persone tanto da portarle a cambiare idea, ragazzi. Quindi non ci. Quindi vorrei scartare l'uovo in diretta, una voglia di cioccolata No. stasera che non hai idea. Pensavo, dai.
No, No, ma che... sì, dai, penso che domenica io vi dico cosa trovo, adesso lo vado a prendere. Facci sentire il rumore dell'uovo rotto. Ma smetti, ma Che stavo piacere. rumori. Cioè, ha detto adesso che a 109 la glicemia è tutto, scarta l'uovo? Sì, è proprio lei che l'ha convinta senza dirlo. Vabbè, ma scusa, voglio dire, no? Tanto l'uovo ce l'ha là, o prima o poi lo rompe le No. anche. È Allora, lontana. non è una visiera, è quella cosa che si mette quando si dorme per Beh. tenere gli occhi chiusi, praticamente. Guarda bello, la topolina. No, non dire La posso topolina che fare. poi non dire topolina che poi mi aprite una raccolta fondi e finisce in merda. Brava, ecco, ti vengo a prendere quel di Novara. Allora, Monica mangia fondente almeno, dice Gilda. Ah, è No, al latte purtroppo. è al latte, ragazzi, è al latte. Allora, fammi Aspetta. vedere, dai, apri su, facci vedere questa apertura di. Devo appoggiare il telefono. Io non riesco a tenere il telefono e aprirlo, mi devo appoggiare. Magari spacco il cellulare e tieni in mano l'uovo. Ma è Milka. Aspetta, sì. Aspetta, È te lo faccio Milka. vedere. Ah, te lo faccio vedere. È questo, beh. Cos'è? Bauli? Grandi film, adesso lo apro. Dai. Aspetta, Ho arrivo. capito la Lanci. Facci sentire il rumore. Io comunque, raga, ho deciso che anch'io mi comprerò un altro uovo. Vabbè, io uno ne avuto, due ne ho avuti. Beh, a me l'unico che mi hanno mandato me l'hanno rubato, però grazie. Ah, Che ti mannaggia, ha mi rubato? Magari mi aveva regalato l'uovo di CNAM e me l'hanno rubato fuori casa. Vada. Sì. Madonna. Ma scusa, ma dove era il uovo? Davanti alla porta? No, lui l'ha lasciato davanti al Te la cancello fa senza sapere che passare. quel cancello non avrebbe mai aperto nessuno. Madonna, ma non ci credo. Beh, effettivamente Monica mangia fondente, sì, ci sta. Aspetta, vi faccio vedere anche com'è, guarda, ora l'ho messo qui, ora lo spacco. Sì, aspetta che non si vede niente. Lo Aspetta, lo vai, vedi? vai un po' più sulla tua destra. Così? Destra, destra. Aspetta, a destra di qua, Pat, fini, così? Un po' di più. No, ti stai allontanando, non ti devi allontanare. Più sulla tua destra. YouTuber, aspetta, come posso fare? Fini, farai una live solo perché apro quest'uovo. Brava, così. Ecco, adesso non tirare il pugno dove stiamo vedendone perché sennò tiri giù il muro un po' più a destra. Aspetta, e Così, brava. poi mi faccio vedere il regalo. Aspetta. Aspetta. Non l'ho rotto a metà, ma l'ho rotto tutto. Cos'è? Sembra un portafoglio, adesso vi faccio vedere. Guarda, sei pieno. No, e io ero contenta che era il coniglio dell'atún, l'orsetto. E mo come lo apro? Ci voglio farvi. Tu parla pure. Allora, ma il titolo fine è riferito a qualcuno? Al principe azzurro, sì, Grampi, al principe azzurro. Allora, senti come se la ride Monica, mamma mia che voglia vedere il cioccolato. Usa la mazza, dovrebbe esserci una sorpresa carina, dice Patti, vedremo. Allora, amore, dice Sergolina, si ricordo sempre a finestra qualche giorno fa, no, non mi regolo col caffè, basta uova, non credo ne prenderò più. Ormai te sei conosci. Beh, ancora non l'ho preso, ragazzi, e i caffè che ho preso oggi sono due, quindi... Non, la regolata col caffè me la sono data, dai. Due soli caffè, Anna Maria. Io ne ero due fino a stasera, poi ne ho presi due, uno vicino all'altro. C'è una specie di dipendenza, anzi domani devo andare a cercare le cialde, se qualche offerta, perché alla Lidl non li tengono più. Qua alle Leclerc costano un rene, vediamo allo Shan. Magari c'è il pacco doppio, riesco a recuperare qualcosa. Devo fare un giro. Domani vado da mia figlia, vedo qualcosa lì. È buona. Eccola, Sabdi, hai recuperato la pelle. Sono diventata caffè dipendente. Anch'io solo due, dice Gilda. Mannaggia, io tra un po' uno ci sta, tra un po' lascio le belve in chat e me ne vado a fare in live e me ne vado a fare un caffè. Figlio, un appoggiato ho trovato, adesso la faccio Vedere. vedere. Adesso la vedi?
Sì, carina, dai. Ma c'è Questa scritto è in prima classe. che colore È è? beige. Ok, non so che marca però, adesso aspetta, provo a farti vedere l'etichetta se si vede lì. Devi spostare un po', devi spostare, sposta dall'altra parte, dall'altra parte, dall'altra parte. Prima Ok. classe. Mappete. Bello, bello. È un Come hai portafoglio. detto si chiama Pratolin? Prima classe, Alviero Ah, Martini. ok, hai trovato quella. E io le uso tanto le pochette, va bene? Vedi se come si chiama? Cos'è? Un portamonete, portamonete No, no, è una spalmabile. pochettina normale, è una pochetta orizzontale, un po' una pochetta. Ho capito. Però che È ci metti? bellissima, Bellina, sì. No, te lo consiglio, Fini. Quello grande qui costa 12. Quello più piccolo che ha regali, mandarina, camomilla, 8 euro. Allora, che è una pochette di quelle che si compra spesso anche la nostra Queen. Ecco. Sì, Ma io penso che venerdì costeranno già molto meno, eh? allora Finny ha trovato un riccio e ho dovuto recuperarlo. In che senso? Hai dovuto recuperare il riccio o ha dovuto recuperare la belva? No, Nell'uovo di Pasqua. fuori penso. Il cagnolino avrà recuperato un riccio, una pochette, una roba che ci metti la roba? Sì, grande. Esatto, La è come pochette è una quella che ti busta, dà il quella che è mia. pusher. Io in quella pochette lì ci metterei gli spicci, ti dico sinceramente, perché insomma, un Sì, io colino. non ne ho, dovrei farmi dare tutto quello che ho dall'amministratore. Ah, bene, bene. Allora, però aprila, fammi vedere dentro com'è, dai. Ce la faccio, sto fatta cadere un Mi sembra sia contenitore. un portatrucchi, mi sembra. È lungo e stretto. Mentolina per il portatrucchi, Anna Maria. Dopo vi metto la foto. No, vabbè, meglio met non metterla, ormai l'ho aperta, stavo dicendo su Facebook, no. Te la mandi in privato la Avete, foto. guardate, voi Aspetta, avete. ecco il telefono cade. Aspetta. Dov'è? Aspetta. Non ho capito quello che sta facendo, ma in ogni caso. Lo Ah, sì. apro se vuoi, aspetta. Però non si vede, aspetta, come faccio a farti vedere dentro? Aspetta, proviamo, te lo metto per qui a rovescio. Non è grande. Ah, va bene, però Vabbè, me oddio. l'immaginavo più piccina, invece Sì, no. dai. Vabbè, comunque vieni, prenditelo, che vedrai che ti piacerà anche a te come uovo. Sì, ma la pochette non mi interessa, ne ho talmente tante di No, ma pochette. c'è altri regali, che persino io non l'ho trovato, vedi, anche con la Nina, non l'ho trovato, sempre cose che trovo io ogni anno. Ma per esempio, no, per carità, la Thun, quella che è, ma a me i soprammobili, queste cose qui non mi piacciono, capito? Le pochette ne ho talmente tante che Ma, se mi una dovessi domanda. salvare. Eh? Ma Andrea è Zeppino? No, no. Ciao No. Andrea. Allora, dice Sardi, entrambi ho dovuto acchiappare prima il cane e poi ho liberato il riccio. Brava Sardi. Allora, i ricci, perché per quanto possano essere particolari, insomma, sono comunque da fastidio vederli, insomma. Allora, per gli spicci devo comprare l'uovo pochette pure io. Oh, io Voglio invece. l'uovo con il riccio dentro. Adesso mi avete fatto venire voglia. O se No. no, Prattolin, sai quale ho aperto l'altro, ho trovato a ragione Pini, un granchio della Trudy, è qui portachiavi. Ma capito, io ho tante di quelle cose sparse, capito? Di queste cose piccine, portachiavi a forma di cagnolini, portachiavi, cioè ho un portachiavi che mi sono comprata diverso tempo fa a forma di diavoletto, di Però diavoletta. non ha fortuna, Fini. L'anno scorso un'altra plasticificata, sempre pochette, le che cazzo, la Bauli ce l'ha con me. Appunto, capito? Cominci a farti incetta di queste cose che. Anche no, preferisco, ecco, magari che ci siano altri cioccolatini dentro, oppure, capito, cose che ne so, braccialettini, certo non possono essere d'argento, però. Allora, No. bello il granchio, dice Roberta. Sì, il caguccio, insomma, un giocattolino alla fine, raga. Giocattolino, le pochette, ribadisco. Tu quante pochette hai a casa, magari? Allora, mie private, mia privata, ne ho due.
E poi la mia amica me ne ha regalate, che a sua volta ne ha regalate anche lei, ma in tutto penso una decina. Penso Anch'io più o meno. una Una decina. decina. Però io le uso per metterci un po' di cose qui in casa, Anch'io. e Tipo poi ce l'ho caricatori. Anch'io caricatori del 3-4 telefono. ritirate. 3-4 ritirate. In una ci metto i trucchi quando magari sto a dormire la mia figlia, ci metto delle cosine. Però sta mia amica me l'ha date, non volevo prendere perché ha detto cosa me ne faccio, però lei me le ha date, le ho messe nell'armadio, vediamo cosa posso Ora farne. sto facendo il bicchiere dell'uomo, ma non ci entra tutto. Il bicchierino lo uso da contenitore, lo specchio a pezzi piccoli, vedi? Ma è piccolo, Perché a me cioè, non tutto. piace bere tanta roba. Adesso ne cerco uno grande, perché mi piace romperlo fini a pezzettini. Sì, ma sai che devi fare, tesoro? Quello che non entra nel bicchierino, mangialo. Ale, non mangiare. Ale. No, Monica, lascialo lì, dai. Domani mi trovate in ospedale se lo mangio tutto. Allora, dice Grampi, io ho quello della Kinder, spero di trovarci un cuore dentro perché mi è costato un rene e non sarebbe meglio trovarci un rene dentro che almeno lo Oh, sostituisca. troverai quelle bellissime cose che le monti e dici wow. Io ho trovato un maschio nella Kinder, l'ho buttato nel bidone. Allora, se Cosa non ti ho sbaglio, non lo detto? serve nel Tipo bidone. un nel bidone, era tipo un maschio, forse quando hanno detto i men, il personaggio lì. Hai buttato via i men. Sì. No, non è Imen, è un Ma la mia personaggio. amica ha detto che è una donna, la mia amica ha detto, ma che donna è? Non si capiva, sembra fatto da uomo. Ho detto, senti, lo butto, era buono il cioccolato, ciao. Ecco. Avete fatto venire un colpo, veramente. Allora, dice Patti, se non sbaglio, l'uovo Ferrero Rocher ha dentro appunto Ferrero Rocher, anche i baci, l'uovo della Perugina, bacio Perugina, dentro Le c'ha. brutte persone, tutti con le Allora, questi uova, mi tutti con le piacciono. Negli uova. anni sono riuscito a trovare la gallina, l'iguana e una rana psichedelica, camaleonte, mi ritengo soddisfatta, dice Roberta. Bene. 20 euro il Kinder, dice Segoia. No, no, l'ho preso per la cioccolata. Bene, Grampo. Io sono curiosa di assaggiare, vi giuro, la cioccolata del Kit Kat, l'uovo di Pasqua del cioccolato Kit Kat. Perché praticamente è fatto con ovviamente cioccolata e poi ha il wafer tipo sbriciolato, no? Il biscotto sbriciolato. Avete presente? Ah, il No. Kit Io Kat, non ci sì, ma sono queste uova. mangiarlo così no. Guarda quanto è bello. Viene voglia, secondo me, ragazzi. E cos'era quindi che mi è bloccata la connessione? Parlava Cos'era della che mi è. chimica. Ma Sì, adesso Giulia Stregolina mettono gli sconti, vi trovate 50% la Kinder Ferrero. Aspettate un paio di giorni, perché il più piccolo sono 9 euro, il medio sui 15 e il grande sui 21. Adesso diventa il 50%, oppure due al prezzo di uno. però Anna Maria quest'anno è cattivo, è tutto rigato fuori estri e non è un cioccolato liscio come gli altri anni, la Kinder. Come rigato? Sì, se tu lo aprirai quando lo apriranno te lo diranno, è fatto, infatti anche la mia amica Fede fa perché a righe, ho detto che ne so, era un tipo di cioccolato di vero. Non penso. Vabbè, io gli ho preso quello delle Barbie. Poi adesso vedo se venerdì trovo gli sconti o uno più uno, gli prendo anche la Kinder. Poi Ma dopo perché mi non ti arrivo. prendi nulla da aprire per te? No, 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 no. No, no, Non se lo sicuramente merita. no, Dai. perché la mia amica mi ha invitato a Pasqua a mangiare. Praticamente mi ha detto: a Pasqua mangi con me, vero? Allora io ho detto sì. Allora ha detto che prendi i coniglietti della Lindt come cioccolato. Capito, bellini, quelli che Poi hanno il dopo, campanellino. cioè, poi dopo fa il gelato con la Macedonia, la Colomba, c'è cioè un sacco di cazzate. Allora non. Io li porterò se trovo anch'io il coniglietto della Lind, gliele porto anch'io. È buona, però per me non compro niente, no, no. Vedo per le bambine se c'è questa offerta. Sicuramente poi te le buttano dietro perché avanzano tonnellate di uova.
Perciò vediamo, Tutte dai. delle brutte persone, sappiate. Ora la cosa odiosa, lo sapete qual è? Le briciole di cioccolato sulla tovaglia. Fortuna che è plastificata. Fai il Male folletto, fai il tutto. folletto, Monica. Non ce Allora. l'ho, ho rotto la scopa elettrica comprata a gennaio, Sì, 139 euro è caduta. ma usa la bocca per fare l'aspirapolvere. Va bene. Allora, Stregolina, ma il Kinder non mi piace. Grumpy dice gran sorpresa. Roberta, in teoria quello Kit Kat hanno detto che non è un granché, non ricorda quello originale. Beh, ma avete fatto venire la di cioccolato. Guarda, Sì, righe, non... bello, Fini, adesso ce l'ho fatta a metterlo in contenitore, Bravissima. Anna Maria, non potendo mangiare il cioccolato, cosa ne faccio? Per me restano tutti al supermercato. Ma l'ha comprato Gilda l'uovo? Non ho capito se l'ha comprato sì o No, no. Perché ha Ah, detto allora... io non posso mangiare il cioccolato, quindi per me restano tutti al supermercato, non lo compro, non lo posso Sì. mangiare. Ah, ok. Al Conad Guida Me hanno messo il Bauli grandi firme a 9 euro, dice Sardi. Riciao Ellie, gran pigato stronzo, infatti poi a 17 euro ci faccio la scorta. In che senso? A 17 euro ci faccio la scorta per quando poi lo mettono a basso prezzo, Grampi? Ah, sì, Allora, dai. Gilda è Aspetta fuori. che poi te ne prendi due o tre con quel prezzo lì. Cioè, tu come un Ma dado scusa. qualunque ti sei alzata, sei Sì. andata ad afferrare la prima cosa che ti è capitata in frigo. Sì, perché siete, cioè, voi mangiate i vostri ovetti di cioccolato. E tu che mangi? Kinder Pinguì. Kinder Choco Fresh. Un Kinder Choco Fresh. Mamma, che schifo. Perché il tuo diabetologo ti ha detto che ogni tanto puoi fare uno sgarro, sì. Questo gli ho dato un morso, adesso lo rimetto dentro e lo lascio lì. E se qualcuno ti chiede, ti dice: abbiamo i topi in casa. Sì. Non so, non ero ancora nata per quello che mi state dicendo. Io mi sa che sono l'unico che preferisce la colomba all'uovo, dice Andrea. Dipende, Andrea, se l'uovo ricoperto, se la colomba è ricoperta di cioccolato, va bene pure quello. Allora, Anch'io. in alcuni supermercati un sacco di uova rotte, ma come si fa? Beh, le toccano, le schiacciano, sì, Ma lo secondo so. me ci sono anche quelle persone proprio che per sfregio schiacciano, Sì, raga. vero, per ignoranza, si Vero. chiama ignoranza. Basta, Sai quanti? adesso lo metto via, se no me lo mangio tutto qua. Quanti torroni a Natale al supermercato non arrivano ad avere la loro forma? Vero, adesso. Allora, però fammi vedere se è quello morbido. Snacks, snacks. Ragazzi. Allora, proprio il mio preferito, dice Gilda, quello che ti stai mangiando. Ne ho mangiato un pezzettino e è nauseante. Allora, comunque, Finny, nell'uomo dei baci Perugina c'è un gioiellino. Io ho trovato un pendaglio per collana in acciaio a forma di cuore, carino. Bello. Bello, piacere. Con la spiga che io troverai un portachiavi finirà. Sai i picchi glicemici stasera? Dice Grampi. Ieri erano quelli alcolici, i No, picchi. io mi sono misurata la pressione mentre sono andata di là, ho la minima a 100, 104. La minima. Ah, benissimo. Guarda, proprio il cioccolato ci vuole in questi casi. No, veramente. Massima? Infatti, È la la massima è massima? normale. È No, la stata massima è colpa mia, però normale. che l'ho instigato. No, hai usato Madonna. la parola unitalsi, quindi mi sono un attimo Allora, agitata. Grampi dice Gilda, Grampi esatto. Carissimo Grampi, come ti sei svegliato stamattina? Fammi capire. Ti sei svegliato che stavi bene? Un Che? cioccolatetto sicuro. A fine Pasqua decessi per infarto non si contano, dice Stregolina. Beh, dovrebbero essercene di più a Natale, perché a Natale secondo me si fanno... più sgarri che a Pasqua, ti dico sinceramente, non so perché me la vedo in questa maniera. Probabilmente perché, sai, nel periodo di Pasqua, di Natale, comunque ci sta la vigilia, ci sta il cenone, ci sta il primo, ci sta insomma tante cose, no? Alla fine, Pasqua che ci sta giusto Pasqua. Perché poi Ma diciamolo Pasquetta. tutti, ragazzi, Pasquetta piove sempre, ragazzi, È Pasquetta vero. piove. Ti mangio gli avanzi di Pasqua. Il mio babbo diceva, Fini, quando è il giorno che muore il Signore, sempre c'è la pioggia a Pasqua, eh. Ma no, a Pasquetta piove, perché di solito Pasqua, vabbè, ma sai che a Pasquetta di solito si vorrebbero fare le gite fuori porta, no?
per mangiare un qualcosina, no? Le braci, quelle e quell'altro, che poi non ho capito qual è il come si chiama di fare la brace a Pasquetta, ma comunque, E ragazza. poi il primo maggio pure lo fanno qua da noi. E qui invece, capito, di solito diluvia, qui diluvia di brutto, dice, mi sono alzato perché da... Pensa alla depressione di avere un marito che è diventato vegano. Cioè, tuo marito è diventato vegano. Quindi Non ci posso non credere. ti invitano neanche più alle grigliate perché... Mi ha Vabbè, fatto ha la moglie grigliate del di verdura. marito vegano, Ginger, ma la moglie del Grigliate marito... di verdura. Fa niente, lui non ci vuole andare perché gli dà fastidio. Ah, pure l'odore, pure te che mangi. Ma Diventerà tu vegano. vai, scusami, eh. Ma se tu vuoi andare, vai, lascialo a casa Sono i suoi con... amici, ma sono i suoi amici, mica sono i miei. Ah, vabbè. La linea. La linea, Ma è già ragazzi. magro come un manico di scopa? Che linea? Vabbè, Devi fare. Devi ok, fare. va bene, sono via. Sei convinto così? Però se Certo, ti invito io che ecco, riesco a fare i cappelletti a Ravenna, vieni a Ravenna. Siamo brava. organizzazione Filini. Okay. Esatto. No, marito, più 10 milioni di punti, 20 milioni, 50 milioni. Senti Guarda, un ci po', ma manca. secondo me se l'ha fatto, non l'ha fatto per una questione di dieta, perché per la questione di dieta magari mangi meno pasta, meno pane. Una mattina si è svegliato e al posto di fare bella ciao, ha deciso di fare il vegano. Ah, bene, ragazzi. È una cosa che non ho Perché capito. no? Perché no? E comunque, per una questione etica, sarebbe comunque auspicabile. Va bene, voglio vederlo tra un po'. Voglio vederlo tra Tra un un po'. po' quando? Che cos'è No, voglio vederlo quando tutta la forza di dire oh, diventato diventerà oh, che bella costoletta, che bello odorino. Vabbè, ma sai che invece dicono che chi, a parte il fatto che se ti nutri bene anche da vegano non hai difficoltà, Sì. problemi di forza o di È altro, vero. No. Anche se vedo ancora una barbabietola nel frigorifero, do fuori di matto, però va bene. guarda, non parliamo di verdure, non parliamo di verdure, non parliamo di spese soprattutto, ma non parliamo soprattutto di verdure perché Illo praticamente ha adesso scoperto che è un verduraio di fiducia. Ok? Oggi si è presentato praticamente Anna Maria, saranno stati 5-6 kg di dieta? Non lo so. Dieta. La dieta. Io gli ho Guarda. detto scusa, gli ho detto ma non è possibile, gli ho detto ma se siamo soltanto te ed io, no? Perché compri tutta sta cacchio di... vabbè, ma sai cos'è? Io ne avevo preso pochi chili, poi lui mi fa, oh, prendi, 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 praticamente gli ha riempito la busta. Quella scena di Fantozzi che gli danno una coscia intera di quella mucca e voleva due fettine. Anna Maria, non ti so dire. Fatto sta che pure io come te ho detto, se io nei giorni a venire vedo una foglia di dieta, cioè io do di matto, vi giuro, mi metto a strillare, mi faccio venire a prendere, ragazzi. Se no, quando va dal Bangla che torna a casa con 18 kg di zenzero. Tu dici, ma che cazzo te Caspita, ne fai di 18 chili? troppo. Ma che Allora, te ne sempre in fai? tasca Ginger. Allora, mando una ola a marito da parte mia, dice Roberta, la puoi pulire e suggerire. Infatti, io ho detto sempre che io ho purtroppo un'altra grande difficoltà, è che io ho il pozzetto ed ho, come tutti, il surgelatore praticamente quello nel frigo, cioè, ho tutti e due pienissimi, pienissimi. Quindi anche... Non le posso congelare, ragazzi, non le posso congelare. Ecco perché ho i, come si chiama, pieni, 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 pieni di roba che compra Illo. Mettila Che... dentro nella vasca da bagno, quando se la troverà lì che deve lavarsi, Non capirà so che come non avete cosa più fare, spazio. ti giuro. Io ultimamente è venuta mia sorella, io ti giuro, Anna Maria, mi sono svuotata mezzo frigo di tutte le cose che ha comprato, perché io non lo so se è diventato monotematico, io non lo so. Con la finta cortesia hai praticamente intortato la sorella.
ma sai della Sì, serie, no? Amanda. Perché mi ha riempito, per esempio, come si chiama, di formaggi. A me non è che i formaggi non piacciono, ma non è che posso star là 24 ore su 24 a mangiare formaggi, no? E mi ha comprato la provola, la provoletta dolce, mi ha comprato il Philadelphia, mi ha comprato quelle, mi ha comprato quell'altro, mi ha comprato la caciotta. Allora è venuta mia sorella e gli ho detto, scusa, questo te lo mangi? Sì, fammi dentro la borsa. Quest'altro lo mangi? Sì, fammi dentro la borsa. Gli ho preparato una bella borsetta da sporto, abbiamo fatto metà per ciascuno, così. No, lui, cioè, scusami, Annamaria, facendo così, lui vede che le cose si svuotano, no? E sai dice, qual è Madonna mia. il punto? Che se io non faccio così, le cose scadono e a me a buttare le cose, io a Sì. buttare le cose non c'ho voglia. Io gliel'ho Ma detto 3 volte. Allora, lui pensa che sei tu che mangi, capito? Annamaria, no, E lui ma gliel'ho dice, detto ma un sacco di quanto volte, mangia glielo sta dico pure, connessa. Annamaria, e lui che è tosta. Magari. No, però magari lui Senti, vedendo che. andrei d'accordo con Illo perché compro tutte cose che mi piacciono. Ma tu te le devi Ecco. maniare, capito? Quello è il problema. Allora, e tu hai pulito la Sì, vasca? mi Sì, sento le tasche svuotate dai soldi. Magari hai creato un trauma e lui questo trauma no, 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 lo è che lui deve riempire, sì. a lui piace fare la spesa, piace fare la spesa, raga, proprio non, purtroppo è più forte di lui. E poi quando gli dai dei consigli, per esempio, no? Quando cambia lui la lettiera dei gatti, riempie la lettiera di sabbietta. Sapete quante volte gli ho detto non la riempire? Perché poi i gattini, quando vanno dentro e smuovono la sabbietta per ricoprire, capito? La sabbietta va tutta fuori. Sprechi la sabbietta. Io devo stare sempre qua a raccogliere la sabbietta, no? Metticene meno, mettici la metà di quello che ci metti. Secondo voi è servito a qualcosa? No, però Ginger ti dà un ottimo consiglio, regalalo ai vicini di casa. Sì, ma Ginger, io vicini di casa, io preferisco regalare prima ai miei parenti e poi ai vicini di casa, casomai. Ma sai quante robe No, ho regalato? Illo lo devi regalare ai vicini di casa. No, io me lo tengo io perché se permetti. Ma quindi di che Bietole, gatti e formaggio, cioè ma quindi che combo perfetto. di tutto, Roberta, di tutto e di più. Per esempio, si fanno le al Lidl, vedete che si fanno le la settimana di quello, la settimana di quell'altro. Lui adora la settimana greca. Ok? E ogni volta che si fa la settimana greca, se ci sono delle cose che a lui attirano, le prende e le porta, soprattutto quelle cose surgelate. Che ne so, cose tipiche che poi non lo so fino a che punto sono cose tipiche della Grecia, vi dico sinceramente, però che ne so, cose che poi si mettono al forno, riscaldi e mangi. Mi ha riempito di quello, mi ha riempito di tutta la verdura surge, mi ha riempito di tutto. 18 chili di falafel. Mi ha riempito di tutto. No, ma allora, i falafel, ragazzi, che sono le polpettine di ceci, la trovate lui praticamente nelle confezioni, no? Per fare sti cacchio di falafel, praticamente confezione di cartone per produrre sti falafel. Ha comprato 10 confezioni di falafel, ragazzi, non ve ne dico niente, 10 confezioni di falafel, ne ha provata una e mi ha detto non mi piace. Ho un déjà vu. E io gli ho detto, ma Non io ti ha lo risposto, non sono come quelli del kebabaro. apre te, andiamo Non sono bene, come ragazzi. quelli del kebabaro. E quindi non mi piacciono. Allora, esatto, Patti, cucina e metti via fine. Le puoi pulire? Sì, forse non ci siamo capiti. Ginger, ecco la vera menata a pulire la verdura. Dice Patti, sì, che poi io sono una un po'. Io prima, per esempio, la bieta, no? Prima metto praticamente la lavo sotto l'acqua, non dico foglia per foglia, ma quasi, no? Poi le metto a bagno un pochino, poi le rilavo e poi faccio a pezzi e poi le rilavo quando sono fatte a pezzi. Quindi, allora, Patti, una rottura stratosferica pulire la verdura, è vero. Fini regala vicino di casa, falla sparire. Intanto io sul divano di là sente che Fini si lamenta di lui a questa faccia. No, 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 non è di là, è al lavoro, ragazzi, è al lavoro. Allora. Sta salvando vite, regalando delle puntarelle e delle bietole. Procacciare, parentesi, questo tizio gli ha regalato una cassetta di pomodori, ragazzi, che erano troppo maturi. Evidentemente non gliel'ha regalato nessuno, non gliel'ha comprata nessuno, alla fine l'ha smollacchiata a Illo.
E quindi mo c'ho pure sta cassetta di pomodori troppo maturi che ci dovrò fare. Le ho passate in vetro. Strano, io ho di là 20 banane marroni. Allora, quindi c'è il cacciatore che ti procura il cibo da portare in caverna, se poi l'australopiteca si lamenta, oh, non può fare a meno, lo so. Allora, io adoro la bussaga, un dolce greco. La bucassa? Non lo so. Non lo so, sto chiudendo un paziente con falafel dentro. Campi, qualche cosa del genere, ragazzi, qualche cosa del genere. Non fa il chirurgo, quindi illo non fa il chirurgo, assolutamente. Immagini se li mangi tutti i falafel quando vieni, sentiamo rumori live per live. No, ma non è... sai che cos'è? Che non sono, sono quelli che devi, come si dice, devi preparare, no? Devi farle ricomporre. Devi ricomporre, quindi non fa per me. Poi ti dico sinceramente, noi appunto siamo soltanto due persone, no? Se a lui non piacciono, io lo dovrei fare solo per me, no? Sinceramente, mettermi a fare falafel, friggere falafel, fare le cose, fare queste, per me, capito? Cioè, che una volta che mangi quattro falafel stai a posto. E ne mangi 25 un po' meno. Insomma, non mi va, capito? Non mi va di fare tutto questo sbattimento per mangiarmi quattro falafel, raga. Vi dico chiaro chiaro. Allora, Grand Prix souvenir d'Italie, merci beaucoup. Ah, tu Anna-Marie mangi per falafel, che mangi? Li ho assaggiati e c'era troppa spezia dentro, almeno quel tipo che ho mangiato io non mi sono piaciuti. Troppo spezia dentro, troppo camo, il cumino macinato, troppo. Difatti ho detto che buoni, non li ho mai assaggiati, proprio l'idea li ho presi. Alla Lidl, mi sembra. Io li assaggerò. No, bello. Veramente, alla Lidl. A me piacciono queste cose con i ceci, cioè i legumi, queste cose qua, mi piacciono. Ho detto, va, caspita, dai, li assaggio, ma non si potevano mangiare. Non si potevano mangiare. Per me, per il mio gusto. Ho detto, no, mamma mia. Quel tipo lì, dovrei trovare un'altra marca, magari mi va meglio, hai capito? Però veramente un gusto, solo spezie, senti. Che il mangiare arabo sia effettivamente molto molto speziato, sì. Ma la spezia ci sta, ma non deve sovrastare, cioè proprio il gusto della polpetta, o dipende cosa mangi, non devi mangiare spezie, capito? Mannaggia. Sì. Allora, fossi Nillo ti lascerei un commento sotto questa live con scritto haters invidiosa. Sì, sì, proprio invidiosa. Parola amico mio. Sapete come è lì davvero, dice Anna Maria, tu i falafel li devi mangiare come li mangio io, una squisitezza. E come li mangi tu? Sentiamo, Mattia. Mi tenete un attimo la chat? Voglio vedere la risposta. Vadi, Protolin. Ti faccio una domanda, Mattia? Eh sì, adesso vediamo cosa scrive. Sperando che scrive seriamente, perché da questo qua... Oh mamma mia, una volta che un giovane ti punta gli occhi addosso. Sì, mio nipote. No. Ma lui non vuole la chiavetta. Ma ormai si sa che qua non c'è più nessuno, ma no. Esatto. Ma sì, ma gli piace scherzare, ma Ali, anch'io vorrei sapere, tutti vogliamo sapere. Sì, anch'io. Tutti anch'io. Vogliamo sapere la risposta. Anch'io. No. Dai, vediamo, devo provare a cercare. Io ho già pronto il cianuro, vedi te. Devo vedere dove posso trovarli, qualche altro sul mercato. Quelli della Lido non mi sono piaciuti. Vediamo. Non lo so. Devo comprarmi l'hummus, io l'adoro l'hummus, devo andare. Dovrei cercarli veramente, mi piace tanto. Devo andare proprio a cercarmi. Queste un cose po'. Mi escono dalle orecchie, veramente. L'hummus. Ma a me piace, mi piace. Fratelli non fa per noi, è troppo dietetico. Beh, l'hummus, oddio, dietetico non tanto, però... È quello di te, è vero? Sì. Sì, coi ceci, sì. Lì sono. Sì, sì. Sono confusa mentalmente perché sto aspettando la risposta di Mattia di come mangia i falafel. Come li mangia?
No, non è un cappello, Ellie, è la mascherina per dormire. Sì, Grumpy perché mi hanno Robetti non dato si della può. Fantaghiro, cioè veramente, No, Caterina stai giù, Caselli, è un bel Fantaghiro. grigio. Io ho paura, ti giuro, ho paura quel giorno che andrò a dirmi in Italia, mi fai un grigio, mi fai un altro colore, c'ho paura. Madonna mia. Ma buttati. Ma sì, certo. Allora, quelle che tagliano benissimo costano l'occhio della testa e non ho proprio intenzione. Questa qui che, insomma, è quella meno cara che c'è in Ma Francia. non puoi aspettare di venire in Italia che... No, no, come si fa? Non so neanche perché, come ti ho scritto oggi, devo aspettare quella cosa lì e come faccio? Se non si sistema prima quella cosa lì, Insieme eh? alla farina di ceci devi mettere anche la farina di soia. La farina di soia diminuisce la potenza delle spezie ed è buonissima. Ah, ok. Ah, ma li fai tu allora, ok. A No, io lui. li ho comprati già fatti, eh. No, no, chi c'ha voglia di farli? No. La farina di soia. Via! Allora, siamo tutti in attesa, peggio dei PCM di Conte. Allora, insieme alla farina di ceci devi mettere anche la farina di soia. Raga, io sarà che non so cucinare, o per meglio dire, so cucinare, però ci sono cose che No, sinceramente appunto, queste cose le compro già fatte, non mi sono lasciano capace. perplessa, mi lasciano Sarà che sono perplessa. allergica alla soia, quindi mi viene da... Infine. E fossino. Eli, siamo in attesa del terzo segreto di Fatima. Quale segreto, ragazzi? Ditemi tutto. Come mangiava i falafel, Mattia? Ah, ho le cuffie. Scusami, Ginger, tesora. Ti è piaciuta la mia risposta, Proctolin? Assolutamente no, Mattia. Ritenta, sarai più fortunato. Allora, Eli, Monica ha fatto un salto che manco un canguro. Ma dai, ora... mi dispiace. Ma era un'ora che stavo dicendo... Ah, no, no. Ma Ma questa volta non ho saltato, sono un po' in coma, tipo ascolto, ma c'ho gli occhi che aprono e chiudono. Maria Mattia fa pure i falafel in casa, io un pensierino ce lo farei. sì, un pensierino, io l'ho già fatto su Mattia, ma poi c'è galera, non posso. Vabbè, ma potrebbe Sicuro. essere legittima difesa. Ma ecco, sì, anche, non avendo precedenti. È Poi vero. con la perizia psichiatrica mi Oh. salvo. Ah, ok, allora boh, Legittima difesa, vado perfetto. a attuare il piano. Vado a attuare il Io ti piano. passo il Ma numero di un scusa, avvocato di fiducia. poi vuoi che è no, in corte chiedi. d'assise, non capiscono il soggetto e non ti liberano. Sì, ma poi no, dai, non ho precedenti. Mi faccio una specie di perizia psichiatrica, legittima difesa, soggetto. Va bene, sì, ok, E allora vai, faccio, ci vado avanti troviamo con me. venerdì a quarto grado. Ti fa anche il panno cioccolato ogni mattina fresco fresco, Che dai. carino questo ragazzo, quasi quasi gli credo, dai, quasi quasi. Ma no, ascolta, Hello Oh, Kitty, ma ma mai vai che dal ho mai fisio. bonifici, solo panno cioccolato, falafel. Vabbè. Dai, dai. Oh, Ah, è sì, arrivato Eloy. Nanni. Ciao Nanni, hai visto cosa ti ha Allora. detto Nanni? Che sei carina stasera. Ma Nanni non fa testo. Ma dai, gioia, Nanni, abbiamo un molto crollo delle sincero. diotrie. Quanto è bella, che paciocca. Ti posso, guarda, c'è gli zigomi quasi quasi come Chiara. Ti Ma posso sai che mi fare? sto rendendo conto che più vado avanti, più divento Chiara d'Alessandro. Però hai un bel naso, mi piace, e mi piacciono pure queste, come si chiama? Perché c'è il naso, alla fine c'è il naso a patatella, alla fine, guarda. Che Beh, ma carino. se vuoi cagarmi in bocca. Allora, una volta un ristorante cinese ordinò i cibi e si raccomandò: stia attenta, niente soia che sono allergico. Ciao, che fai lì? Ma sai quanti pronto soccorso in giro per l'Italia ho visto così? No. Per favore, non metteteci la soia, sono allergica. Ciao Gina.
Sì, però teoricamente adesso sto parlando seriamente, se sei allergico a un prodotto che un'etnia usa nelle sue cucine a profusione, in queste cucine, in questo ristorante non ci vai, nel senso, È vero, sì. No, teoricamente ha detto, cioè, mi ha chiesto se avete delle allergie, ditecelo, io te l'ho detto, ma lui ha detto che non sapeva che era l'ingrediente principale. ah. Allora, Madonna. Io Procter come figliastra non la voglio, dice Mattia. Perché finisco in galera diretta, comunque. comunque si usano tutte queste cose, no? Un po' particolari. Un Sì, ma bacione, Gilda, un abbraccio. allora L'approccio alla cucina si cucina. Procter e anche gli edamame? Agli? Edamame sono quei oli verdi fatti dalla soia che si mettono nei poké. Edamame. Sì. So, tutto quello che è soia lieticina, tutto ciò che è legato alla soia e al latex, io sono allergica. Ah, ok. Latex, quindi non potresti mai fare tipo la mistress, queste cose qua. Soprattutto quando faccio le operazioni e loro si dimenticano che lo scoprono lì lì. Sai Bellissimo. i guanti verdi, quelli che loro hanno dentro Sì, nel esatto. cellophane? Ecco, ogni tanto, cioè, prima che mi sta addormentando, una volta ho visto la scena di questo che se li stava mettendo, gli hanno detto: No! Fermati! Allora, ti dice Ginger, eppure a me Proctoline mi ricorda tanto Claudia No, Amore. ragazzi, sempre peggio, cioè sempre Sì, ma io peggio. posso farti una domanda, scusa, ma perché hai scelto questo colore per i capelli? Perché stavo guardando il comodino dove aveva sui phone ed era di questo colore. Ah, quindi hai fatto pandan praticamente. Quindi non. Così. Fammeli così. E poi sono usciti così. Ma sono grigi, perché adesso sembrano diversi, ma comunque sono grigi. A me Allora, piacciono. A me piacciono. sì, per lei mi sembra troppo smorto come colore per lei, capito? Guarda, No, siamo ma guarda belli. che c'è la c'è la c'è la c'è bicolore, ha bicolore. Come c'ho il bicolore, ragazzi? Cos'è il C'è più bicolore? scuro, c'è più scuro, non è piatto come colore, no? Vedi? Io vi odio profondamente. Allora, e con questa come si chiama, che lei ci odia profondamente, ragazzi, continuiamo, perché insomma non lasciamoci odiare così senza Ah, perché ribattere. io esco convinta almeno di una cosa ed esce fuori un'altra. Vabbè. Le nostre convinzioni purtroppo non, come posso dire, ragazzi, di solito Sì, non sono. vabbè, sì, lasciamo perdere. Ah, io voglio fare un'altra domanda, ma carissimo libro delle domande, è il grigio il colore dei capelli di Proctoline? Aspetta che vediamo un attimino, sta pensando, sta pensando, sta Non pensando. c'hai i biscotti della fortuna, che almeno sono più onesti. È vero, Allora, sì. no, no, Indovinano biscotti. sempre. Allora, Sì, mi ma dice, pensa profondamente. pensa profondamente che lo sia. Non lo so, devo pensare profondamente. Boh. Allora, tu Anna Marie, fai una domanda tu Anna Marie. Al libro. La faccio io. Anna Maria ama Mattia? Mamma Al mia. libro lo so. Cioè, Devo il libro pensare lo profondamente. so. Anna Maria che sto pensando di spaccare il libro. Mantieni una mentalità positiva. Grancia vuoi, Anna Maria? Così. Allora, Grampi li vorrei color cane bagnato, dice Tagli Stefano. una domanda pure per me, Finny. Sì, allora, smetterà mai un giorno Monica di mangiare tanto? Ma perché proprio quello? Va bene. Perché bastarda dentro? Quasi. Dentro, È tutto una domanda d'anziani. Perché? Vuoi la domanda da giovani? No, no, no. No, Allora, dopo lo so che chiederesti. La Monica di notte, lascia perdere. intanto pensiamo a questa domanda che abbiamo detto. Questo non mi piace, sto libro, perché dà troppe risposte, Vaghe. no, vaghe, come si dice, raga? Nell'oroscopo. Morte. Allora, mangerà mai di meno la nostra Monica? Dipenderà dall'opinione che gli altri hanno di lei.
A posto, allora tutti dicono di fare la dieta, che palle! E senti, carissimo libro delle risposte, libro delle risposte, dimmi, Monica incontrerà qualcuno che le farà, come dire, che la farà gioire? Ma battere il cuore ti faceva così schifo. Sì, non mi piaceva Voleva più battere l'altra la cosa. Allora, mi piaceva più l'altra cosa. Capito? Sembra il film, sembra il titolo di un film di tratta digitale. Punto. Dici? Vabbè. Sai che cosa mi ha risposto? Non dubitarne. Domani trovo qualcuno. Allora, chiedi al libro, sarà mai Mattia moderatore? Un attimo che glielo chiedo. Aspetta, aspetta che apro anch'io il libro. Sì, apri Sarà il libro. mai Mattia moderatore? Vado. Anna Maria, stasera leggono tutti qua. Oh, Sì. raga, E vi giuro, mi ha detto no secco. vedi, ogni No, tanto. eh? Vedi? Cioè, ve lo faccio vedere, ragazzi, perché sembra veramente una cosa. A me sto Invece. libro mi pare una cazzata galattica. Ma Però va, ma che. mi piace. Pensavo avesse quello cartaceo. Sì, No, è anch'io. fatto su, come si chiama, raga? Su online sta. OnlyFans, stavi dicendo. OnlyFans, sì, OnlyFans. Allora, questa è la risposta per Mattia. È bello questo gioco, però. No, punto, raga, no. Senza girarci. Allora, da ragazzino mi feci fare le mesh, era il 2003, era un po' rotondetto, il periodo sembrava il sole dei Teletubbies. Allora, Anna Maria, la positività è la chiave che farà sbocciare il nostro amore all'infinito, anche il libro lo sa. Allora, lo sapevate che oggi è il giorno dei contrari? Quindi no significa sì, no, no significa no. Allora, possiamo chiedere al libro Sapevo se che era qualcuno un'altra deve far mai giornata oggi. le sue monetine? Allora, libro delle mie brame. Illo rivedrà le sue monetine? Vediamo un attimino. Secondo me la risposta la so anche il libro. Buonanotte. Ci penserai più avanti, ma ci penserai più avanti. Libro delle risposte. Continuerò a fregare gli spicci a Illo. Vediamo che dice. Tieni la mente aperta. Solo la mente, La mano se mai. solo la mente, buonanotte. Tieni la mente aperta e soprattutto le mani nelle tasche, raga. soprattutto. Allora, mettetemi un like su, ragazzi. Su. Sì, ce n'hanno Come faccio a i metterti certi il like. Io per metterlo devo scendere, lo metto dopo. Oh, va bene, tutti dopo. Io Ciao, vado sulla Paola. fiducia. Se tu vai sulla fiducia, io devo andare sulla Dai, fiducia. ieri te l'ho messo, te lo giuro. Allora, Brava Monica, metti like a finestra, brava. Iscriviti al canale. Inizieranno i like, la fortuna è in arrivo. Allora, ragazzi, avrò 450.000 iscritti? Devo non cagare fuori dalla tazza, dai, cioè. Concentrati sul presente, non preoccuparti del futuro. No, pensavo ti rispondeste anche meno. Allora, praticamente mi hanno detto il Lambrusco calerà mai di prezzo? Ma Vediamo un attimo. Lambrusco non è vino. Il Lambrusco calerà mai di prezzo? No! Ragazzi, pure qua secca. Finestima, vuoi fare un altro gioco divertente? Segnalo per una sera. Si chiama sempre di Google Akinator. L'hai mai provato? E che cos'è? Akinator, puoi fare anche delle domande per indovinare degli YouTuber. Funziona? Del tipo, il Ah, tuo, come funziona? Il tuo persona è uomo o donna? Tu gli dici, il tuo persona lo ha le mani? È bellissimo. so, Akhenaten. ci ho E giocato con un Akhenaten mio nipote per non tanto era un faraone. tempo. Sì, è proprio così, c'è la forma del faraone. Ho giocato con mio nipote qualche anno fa. È bellissimo. È vero, Akhenaten. Akhenaten. bello. A È chi? Chi? A bello, chi? A chi? Nator. è vero, è bello, eh? Ci ho giocato anch'io. Giuro, se noi Ci ho pensiamo a giocato quel Anna personaggio Maria. là, che dice il nome, eh? Se noi pensiamo al Sì, è personaggio vero. che di Milano, te lo dice il nome. Cioè, Akhenaton. Oh, Tor, con la R.
Scusa, mi dici come è fatto, come si scrive? H-I-N-A-T-O-R, Akhenator. Ah, videogioco, eccolo qua. Ecco, Sì, è sì, ho giocato un uno po' di anni fa. smartphone. Vediamo, proviamolo, ragazzi. Allora, Così vediamo. dobbiamo indovinare. Qui non può barare nessuno perché si va a indovinare. Perché? Chi è che Vediamo. barava? No, con le citazioni l'altra volta. Ma questo ci puoi giocare soltanto tu da solo. Ah, No, vabbè, è io. vero. Sardi, meno male che mi capisci. No, però se Perché? tu fai le domande a noi, noi rispondiamo, tu vedi la Ellie, risposta, dopo ce la leggi e diventa una Ellie, cosa di gruppo. no, Ellie, no, non invocare lo spirito divino del ginecologo, per favore. Brucia il libro, dice Grampi, Nanni perdo la memoria, la faccia perplessa di Proctolin, Finny parla solo inglese, è vero, perché poi mi hanno detto come si chiama il faraone, io giustamente, come si chiama, mi dava faraone. Non Ma si può sì, ma giocare infatti perché, Sardi dice che ragazzi. il faraone era Akhenaton. Ma infatti così, non scritto proprio così, ma. Comunque, Finny, te lo scarichi per il telefono e occhio, è divertente. Però il problema, ribadisco, non si può giocare, ragazzi, in compagnia, perché ti fa delle domande tipo: l'animale a cui stai pensando è un cane, è un gatto, c'hai i peli, c'è quello, c'è quell'altro. Giustamente, dovremmo pensare uno alla volta a queste cose, no? Non si può Sì, giocare però con strisce di ti giuro che io verità. indovino. Io indovino sempre perché lui indovina, perché a volte il personaggio è il padre Pio, la Madonna, e io bravo! Sì, Vero, Monica, il prossimo viaggio a Lourdes lo fai con me, però. va bene. Perché? Questo magari legge, vede il tuo Facebook, vede che vai sempre da quelle parti lì. No, ma giusto, un giorno gli ho detto, si parlava anche di Chiara, quella, non l'altra, la para. L'ho indovinato, poi pensavo davvero lei mi fa, ha due bambini, ha i gatti, e alla fine mi ha detto il nome, ha indovinato. Anche Allora lui. andiamo, guarda, voglio vedere, voglio farlo con voi, lo faccio io, non faccio domande a voi, va bene? Allora, voglio vedere se funziona. Vediamo, torniamo indietro, vediamo un attimino. Seleziona il tipo della partita. Personaggio. Ecco. Allora, il tuo personaggio è femmina? Sì. Il tuo personaggio vive in Italia? Sì. Il No, tuo personaggio ti conosce di persona? No. è Il tuo personaggio ha mai avuto figli? Sì. Il tuo personaggio attualmente ha più di 40 anni? Sì. Il tuo personaggio è una donna bellissima? Allora, non lo so. Il tuo sentito un personaggio brivido di modestia. è capelli biondi? No. Il tuo personaggio ha cantato una o più canzoni? Sì. Sì, però boh. Il tuo personaggio spedisce pacchi? No. No. No, non ha mai perso faccia. Il tuo personaggio è africano? No. Il tuo personaggio canta in napoletano? No. No, Il tuo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Sì. Il tuo personaggio possiede dei cani? No. Il tuo personaggio ha più di un figlio? No. Il tuo personaggio ha un figlio maschio? No. Il tuo personaggio ha una figlia? Sì. Il tuo personaggio ha un tatuaggio? Sì. Il tuo personaggio ha a che fare con le case? Dipende. comunali. Il tuo personaggio è grasso? No. No, No. dici no. No, non lo so. No, Il no. tuo Ecco, personaggio è no. sottopeso? Guarda se c'è la Sì. risposta è sottopeso. Raga, raga, raga. Il tuo personaggio ha a che fare con Hello Kitty? Sì, 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 sì. Che era d'Alessandro! funziona, te l'ho Non ci posso credere! vero. Ragazzi, non ci posso credere! Sì, vabbè, ma cioè, hai messo magra e grassa, hai detto di no. Allora, Direi che ma indovinano sempre lui. vabbè, hanno già Allora, cambiato l'algoritmo. scusate, ragazzi, facciamolo un'altra volta sto gioco. Mi piace, però Te l'ho facciamo. detto io. Sì, però adesso la Monica, tu facciamo. sei il diavolo, però. Sì, però facciamolo, ragazzi, con Blocca il Andrea. A gruppo. No, a gruppo, un attimo, che non a gioca qua. Con una persona che non è così facilmente rintracciabile. Facciamolo con Bione.
Vediamo che No, non te lo trova. se Ho provato lo anch'io trovo, col... deve essere una anche con persona famosa. l'amministratore. Ho provato, non te lo dice. No, non te lo dà. No, che Ho persona è provato. pubblica. Allora, personaggio. Allora, Persona vediamo. Il pubblica. tuo personaggio è femmina? No. Il tuo personaggio vive in Italia? Sì. Il tuo personaggio è un youtuber? No. Il tuo personaggio ha più di 35 anni? No. Il No. tuo personaggio conosce? No. Il tuo personaggio è un cantante? No. Non lo so, dai. Non lo so. Il tuo personaggio ha mai partecipato a Sanremo? No. Il tuo personaggio è noto per la musica? No. Il tuo personaggio ha a che fare con TikTok? No. Il tuo, come fare il mondo dello sport? No. Il tuo personaggio esiste davvero? Sì. Il tuo personaggio si sta incazzando il genio della lampada. Il tuo personaggio ha un cellulare? Sì. Il tuo personaggio è diventato famoso grazie alla televisione? No. Il tuo personaggio ha più di 20-19 anni? Sì. Il tuo personaggio ha a che fare col mondo dei videogiochi? No. Il tuo personaggio ha cantato una o più canzoni? Sì. Il tuo personaggio è un rapper? No. Non fa streaming su Twitch? Al tuo personaggio piacciono gli uomini? Solo Nanni? No. Fa video divertenti? No. Il tuo personaggio viene chiamato con Non lo trovo. suo nome e cognome? Sì. Allora, non ha a che fare con i cartoni, ma ha a che fare con Ultimo? No. Daniele De Martino? Ma adesso no, pensi No, male. però Finestra, prova con te, perché tu, anche tu sei una come di YouTube, a vedere se indovina te stessa, vediamo se ti trova. Vediamo. Ma Non voi adesso... puoi, non puoi, devi svelare cosa sei, cosa fai. Immagine interattiva, Monica che cerca l'amministratore, sono io. No, però con, allora, con Guardate padre... questa faccia mentre lo diceva. Però Proctoli sicuramente la trova. No, Scommettiamo? con Sì. personaggi pubblici, no. Scommettiamo che la trova Proctoli? Ma anche No. Finestra, secondo me anche Finestra la trova. Allora, il tuo personaggio è femmina? Sì. Il tuo personaggio vive in Italia? Sì. Il tuo personaggio è un youtuber? Sì. Il tuo personaggio ha mai avuto figli? No. Il tuo personaggio ha i capelli biondi? Una vota? Non lo so. Il tuo personaggio è famoso per i suoi disegni? Sì. Il tuo personaggio ha tanti mouse? No. Il tuo personaggio si decora le unghie? No. Vabbè. Il tuo personaggio ti ha mai abbracciato? No. Non appare È nella saga. morto. Hai un fratello? Sì. Cioè io che ti chiedo Non vale così. Perché? il tuo personaggio ha mai vinto un titolo NBA? Però è Sì. italiano. Il tuo personaggio è bravo nel combattimento? No. Il tuo personaggio consegna regali? No. Il tuo personaggio ha recitato in Titanic? No. Magari. Il tuo personaggio si affaccia alla finestra? Sì. Il tuo personaggio è una bambina? No. Il tuo personaggio ha mai perseguitato qualcuno? Dipende. Forse. Il Ma tuo personaggio è ossessionato dal sesso? No. Il tuo personaggio sa disegnare? Non i gatti. Il tuo personaggio ha mai interpretato Harley Quinn? No. Il tuo personaggio ha a che fare con TikTok? No. Il tuo personaggio ha a che fare con le rane? No. Il tuo personaggio compare nella serie Walton File? No. Il tuo personaggio ha una sorella? No. Non è. a un Continua. certo punto si arrenderà. Il tuo No, ma personaggio non lo trova. è parte del tuo gruppo? No. No. Sì. No. Cielo, manca cielo. No, no, no. Però io Proctor impassavo le ore, divertente. Viene, No. te esci con me, poi No, capisci cos'è divertente, Monica. ma Ma se mi parli di birra e panino, che so, birra e panino e musica, rock. dimentica birra e panino. Ti porto io in un posto a mangiare qualcosa di diverso. Ok. Ma sei ancora lì a Sono fare sì, no, impressionanti sì, no. famose. Ma non, cioè, questo secondo me non. Ma no, sì, mi prova, allora prova a comportarti
qualche youtuber che a te piace, vedrai che ti è il nome veramente. Personaggio che a me piace, ma non... Allora, un attimo, ragazzi. Allora, il tuo... Proviamo questa cosa, ragazzi, però... Anche, aspetta, Fini, ce li dà domande anche sporche, l'ho provato e ti dico anche gli organi. C'è la chinetta, ma veramente chiesto il tuo... Sì, ha chiesto se il mio personaggio se faccio la finestra, ragazzi. La non finestra del cortile. Allora, pensiamo... Allora, ragazzi, mettetemi qua sotto... un personaggio che vorreste vedere se esce. Anna Maria nel frattempo è svenuta. Vedete, scrivetemi qua sotto. Stanca. Non ci stanco. Allora, comunque, volevo dire. Vediamo Dado, ragazzi. No, vorrei dire una cosa. Ci sono le gift di Davide. Che sono le gift? Le gift sono le immagini animate di Davide Norimberti. Ah, le gif. O le GIF detto in maniera. Vabbè, comunque esistono. Veramente? Dai. GIF. Cioè, sono agghiaccianti, ti giuro. Gianni Sperti, Barbara D'Urso. Sì, ma questi qui li trovi, eh? I personaggi, diciamo, pubblici famosi ti escono tutti, eh? Ma trovi tutto, anche Padre Pio, la Madonna di tutto, chieditelo da. Sì. Lo so, Monica, ci ho giocato anch'io, solo che sei una persona troppo... Ma se ti esce non Padre troppo Pio, famosa, vorrei sapere le domande che ti ha fatto. no, ma ti esce anche Gandhi, Tutti, tutto. Però persone famose, capito? Perché da Però Anna una Maria, dai, domanda... è bello. Allora, scusate, sapete se Davide in questo momento sta parlando con la moglie? Perché mi ha Anche chiesto se... come domanda, il tuo personaggio sta parlando con un genio in questo momento? Già. Non sappiamo, siamo No, ma è all'oscuro. lì Gianni Sperti veramente è grind. Roba da Poverino, vecchi. anche Gianni Sperti, non se... mamma mia, che ricordi che mi hai sbloccato. Era così carino. No, però finestra tipo indovina, papà, mamma mi ha chiesto, il tuo papà anche lo, ma mi è venuto da i brividi, delle volte indovina. Perché da una risposta nasce un'altra risposta, con È l'algoritmo vero. poi dopo ti indica, hai capito? Però Sì, se vuoi però fare un è bellino per collegamento, passarsi il tempo. sì. Sì, sono 2 o 3 volte che non mi indovina questo qua, genio, Ah, cioè. ma sì, non sempre, dai, però quando indovina ci rimani bene, ecco. Sì, ci sono anche video con la voce di Davide su No, TikTok. Ellie, ormai tu sei Gianni. Cioè, Ellie per me da oggi è Gianni, mi dispiace. Perché? Mi ha sbloccato un ricordo di Gianni Sperti. Qual è quando è caduto? No, quando la moglie ha detto in Mondovisione che se l'era sposato tanto per. Hai Ah. visto la sua faccia creparsi tipo a metà. Sì, però per queste cose, dai, cioè. E tra parentesi, pare che la moglie, l'ex moglie, cioè Paola Barale, ha detto pure che a una certa ha cominciato a mantenerlo lei, perché lei lavorava di più, lui lavorava di meno. Sì, l'ha trattato proprio malissimo. Mamma mia. Addirittura Fini ti trova anche la mia preferita, la Margherita Savelli, mia vita con Akhenator. Mo faccio, raga, faccio la mia, vediamo la mia. Non credo che sia, ma vediamo. Allora, vediamo, continuare. No. La Gioconda, in che senso? Eh? È la Gioconda? La quadro. Allora, No, ma non capisco. Ok, quindi Ellie, sarà. spiegalo come se lo stessi spiegando a un dado qualsiasi, per favore, così capisco. Ho trovato Fratelli come fare stare sveglia stanotte fini con l'occhino. Il tuo Sì. personaggio ha la testa allungata? Che significa ciò? Noi cosa ne sappiamo se tu hai la testa Sì, allungata? e tu gli rispondi altre domande, arrivi anche altre Ragazzi, risposte. ha fatto una, come si chiama? Il tuo personaggio è un uomo che finge di essere una donna?
Potrebbe. Chissà, vive in Corea? No, Ma no, chissà. sì, no. Il tuo personaggio ha i capelli colorati? No, il tuo personaggio è di Verona? No, il tuo personaggio è un Ma cantante? veramente? No, No, non ci credo. ecco, niente da fare, Che niente da tristezza. fare. Allora, la Gioconda sarebbe Gianni Sperti, la moglie lo definì così in un'intervista, alludendo alla sua nascosta. Posso dire, ciao Nanni, posso dire che è una cosa comunque brutta, cioè tu non vai d'accordo col tuo ex. No, cioè, ma che cosa brutta mi avete detto? Allora, che è un rettiliano, Madonna. dice Campi. Proctor nell'intervista la Barale fece un esempio per far capire che Gianni è dall'altra sponda, dicendo: tu ami la Gioconda, puoi vederla e vedi che un quadro piccolo piccolo ci rimani male. Io non Boh. posso dire quello che penso, che ci arrestano tutti, però va bene così. Non posso dire quello che penso perché sennò ci arrestano tutti, quindi va bene così. Io direi alla Barale che a volte, anche quando uno magari non è così piccolo piccolo, alle volte, dipende dalle donne come tirarlo in un corridoio praticamente. Bisogna dire che qualche volta stare zitti è la miglior cosa. Io non lo so, Anna Maria, certe volte. Boh. Fini addirittura che ti Alle indovina anche i personaggi delle favole, quel giochino. volte, non sempre. Perché, cioè, raga, va bene tutto, però meglio tacere in No, determinate però, cose. E a cioè. me Gianni Sperti non è simpatico per niente, c'è da dire, eh? Non è che mi è simpatico. Diciamo, mettiamo eventualmente, giustifichiamola perché si è inacidita dopo essere stata lasciata da Raz Degan come un asciugamano in corridoio. Potrebbe essere per quello. Vabbè, ma che c'entra l'uno con l'altro? Prenditela con quello che c'è. Ma, cioè, boh. Una rivalsa privata, qualcosa, il suo Non ego, so, so che una qualcosa, roba del però genere peso. no, una brutta figura, cattiva persona. Ma eppure ce ne stanno tante. Però mi ha insegnato prima di Chiara D'Alessandro ad uscire in pigiama. Chi? La Paola Barale? Brava, vedi, qualche cosa è servita pure Qualche a lei. cosa nella mia vita è servita. Sì, oddio, magari potevi prendere qualche cos'altro da lei, non il proprio uscire con il pigiama, insomma. Cosa prendevo? Cioè, non è che ci sia molto. Dici? Lei praticamente si è sentita presa in giro pensando di aver sposato un uomo che invece non era ciò che dichiarava. Sì, Allora, vabbè. scusa Nanni, posso dirti una cosa? Io non penso che questi si sono incontrati. Ciao, ciao, sposiamoci, ok? È vero, sto pensando io. Quindi, presa in giro per che cosa? Cioè, io posso capire, no, quando tu sei una persona inesperta, quando tu sei una persona che arrivi vergine al matrimonio, no, dici purtroppo io mi sono resa conto soltanto dopo che comprando a scatola chiusa, mo ci rivuole, mi sono resa conto soltanto dopo che questa persona non era ciò che mi vantava di essere. Però, ma infatti, Ginger, infatti, quando tu ti sposi e hai già dei precedenti con questa persona, perché la frequenti prima di sposarti, non sei una bambina e quindi comunque hai dei rapporti con questa persona, io penso che di qualche cosa ti avvedi, no? Cioè, non facciamo come la famosa barzelletta di quello che era impotente e andò a letto con la spazzola, cioè, dai. Allora, esatto, Nanni, dice Ellie, e comunque, Procto, pensavo di averti sbloccato l'unico ricordo che sia di Gianni, il volo del cigno che fece ad amici. No, no, io ho delle immagini di Gianni Sperti agghiaccianti. Perché nel 90, no, piccola parentesi, nel 98, con la squadra che avevo, si andava a Torino a fare una specie di festival e lui ballava e aveva una cosa gigantesca nelle mutande, veramente. Che ballava con questo paio di mutandine che dicevi, boh. Ed eravamo veramente sconvolte, noi avevamo 18 anni, Ma 17. stiamo parlando sempre di Gianni Sperti. Sì, io sono rimasta sconvolta, veramente. Poi Ma quando è successo. No, io ero sconvolta perché dicevo: ma perché deve ballare così? Non può mettersi qualcos'altro. probabilmente hanno la conchiglia o no, anche loro. No, non era una danza classica, era proprio lui con questo costumino bianco.
Boh. Allora, Nanni, se per questo hanno detto anche che la Barale non disdegnava le donne, dice Stregolina. Grampi invece si fa una domanda che ci faremmo tutti, è della serie Vergine il segno zodiacale, vero? Stregolina, lei a Belve ha detto di no, che sono solo dicerie. Perché dovremmo credere a quello che la Barale dice di Gianni Sperti e non dovremmo credere a quello che gli altri dicono di Paola Barale? Punto interrogativo. Cioè, boh, non lo so. È un po' come quando, no? Cioè, di una persona che ci è antipatica, diciamo, peste e Però corna. scusa, lei è l'unica del gruppo di Costanzo, diciamo, che non ha fatto, cioè, finita, basta, non gli hanno più fatto fare niente, un motivo ci sarà, no? Tu dici perché ha rilasciato queste No, dichiarazioni? se era una persona, vabbè, artisticamente parlando di livello, ma anche una persona intelligente, penso che in televisione avrebbe fatto molto di più. Invece non ha più fatto niente. Se esce con ste cagate, due domande me le faccio. Sinceramente io non so perché questa, a parte il fatto che non la trovavo simpaticissima, non la trovo simpaticissima sta qua, non lo so perché non le hanno fatto fare, secondo me ci sono comunque tante altre persone, no, che non hanno lavorato, anche se diciamo dotati di buona intelligenza, anche se non ottima, insomma, però Però non hanno nell'entourage collaborato. di però nell'entourage di Costanzo, bene o male, tutti hanno fatto qualcosa dopo. Lei, finito con Costanzo, non ha fatto più niente. Allora, fatti loro per carità, ma poteva tacere sul marito. Infatti, Ginger, sono d'accordo con te. Sono quelle cose che, insomma, ci fai più bella figura se non parli che se ne parli. Quello è. Infatti. Perché poi, capito, tutte cose di pruderie, no? Nel senso che, oddio, quello forse è così, forse è colà. Secondo me, le persone dovrebbero lasciare. A chi ne ha diritto di fare, di dire le cose sulla propria sessualità, sulle proprie cose personali, appunto. Cioè. Sì, ma Ginger, dopo che ha girato il mondo con Raz Degan ha girato il mondo con qualcun altro. Sì. Anche Ras Degan non si è visto fare poi tantissime cose, o no? Però lui era un po' wild. Era lei quella che non era wild per un cazzo e gli andava dietro, secondo me. Allora, vero Ginger, dice Ellie, anche perché Gianni non ha mai voluto successivamente dichiarare apertamente se fosse omosessuale o etero, non ci si può prendere la libertà di sbandierare cose così delicate. Ma infatti, raga, infatti, cioè sai che poi la gente lo vuole sapere perché è un personaggio pubblico, voglio sapere, ma a te ti piacciono di più quello, di più quegli altri, però noi pubblico le domande possiamo anche farcele, che comunque finché la persona pubblica non si esprimerà in una maniera o nell'altra, insomma, ci resteranno le nostre curiosità, ma la moglie, cioè. Allora, e quando esci dal giro poi è difficile rientrare, dice Ginger. Anche questo è vero. Comunque, a proposito, esci dal giro, ma qualcuno ha saputo che fine ha fatto la Barbarona nazionale? Io ho letto una notizia che sul telefono, perciò prendetela con le pinze, che non è vero che deve fare un programma in Rai, è stata smentita. Perché è andata dalla Venere, no? Loro hanno detto che era pronto per lei un programma, invece è stato smentito, non è vero niente, è buono. Questo. Ma E per poi forza, consiglio. dopo lo scandalo di Consiglio. là. No, Ma che scandalo di là? scandalo, nel senso che ha litigato con Mediaset, anche loro magari non vorranno. No, non è che ha litigato, l'hanno mandata via Calcidi dietro e lei ha fatto un Perché ha percorso litigato, penso, diverso. col figlio di Berlusconi. Beh, ha litigato dopo che è stata mandata via, però Ah, diciamo ok. che hanno detto che c'era pronto programmi Rai, ma non è vero niente. Questo so, poi boh, No. notizie sul telefono, A non è me che piaceva lei più di questa che c'è adesso. oddio Monica, diciamo che non era una persona proprio sincera, insomma, no, 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 non mi piaceva perché non era molto trasparente come persona, molto sul gossip, molto sul nulla, ecco, sul nulla, faceva delle notizie sul nulla.
non era molto professionale, diciamo, era Allora, solamente sul scusami Sardi, pubblico. buonanotte. Notte, Sara. Buonanotte Sardi. Notte, Sardi. Allora, Nanni dice, però anche lui che al giorno d'oggi continua a fare il finto tonto, dicendo che non, lui non si vuole etichettare, dai, poteva prendere la palla al balzo e lanciare un bel messaggio. È Nanni, vero. sì, però non è che possiamo per forza fare i paladini di tutti, no? Nel senso, se uno non se la sente ancora di dichiararsi, cioè, amen, avrà i suoi motivi, diciamo. Allora, è vero che non c'è nulla di cui vergognarsi, Proctor, se caduto, il vero scandalo è stato farlo a lavorare, infatti. Diciamo che insomma ha lavorato tanto, ecco. Pure nel mio ex marito mi dissero dopo che ci eravamo sposati che non disdegnava gli uomini. Ah, stregolina? Ciao Veronica, disse che non. Ecco, e lui e Procton ingiustamente gli dice stregolina e gli piacevano gli uomini. Giustamente, ragazzi, per non impicciarsi dei fatti degli altri. Allora, Garco ci ha messo 20 anni per dirlo. Eh sì, perché era sotto quel contratto di quella casa discografica, di quelle, no, quella cosa lì, dove facevano le serie TV, i film, così, erano obbligati a... Lui era Sì, che poi obbligato a ragazzi, fare il symbol. bravissima, bravissima, che poi, vabbè, detto da lei, dice Proctoni, la questione, ragazzi, è che quando una un attore, un'attrice, no, fa la sex symbol, appunto, no, lo sciupatore di uomini, cioè, lo sciupatore di donne, la sciupatrice di uomini, e poi il fatto che si venga a sapere che praticamente tutto sto sciupamento non c'è, come posso dire, ragazzi, non gioca a favore, no? Della Ma carriera, anche cioè, della perché, carriera. sai, ma sì, appunto, anche Eva Grimaldi che facevano, ha fatto la finta coppia anche loro. Poi Eva Grimaldi si è sposata con la Emma Battaglia, mi sembra, ecco. Però diciamo, siccome come attore non è che sia quella grande cima, il fatto che non, diciamo, se fosse un bravo attore, omosessuale o etero, chi se ne frega, ma siccome come attore non è proprio, secondo me è lì che si va a parare, non sul fatto delle sue tendenze sessuali. Per me bisogna indagare su come recita, non se è omosessuale o etero, per la carità. Infatti. Capito? Recita come guarda. Allora, Proctor poi col senno di poi poteva essere, dice Stregolina pensa che effettivamente il marito era bisex, diciamo. Allora, Stregolina, ma che te frega, dice Proctor, l'ho capito Finestra, pure Telly, ma ad oggi di Gianni lo sanno tutti, farebbe più bella figura dire se così e mettere a tacere Ma sì, tutti, pensi. appunto, se è così basta di sì, allora c'è che cosa? A noi non cambia niente, lui lo stesso, ai suoi amici neanche. Cioè, non penso che tutti si scandalizzano, lo mettono su arrogo, non ho capito. Farebbe meglio, no? Almeno basta, tranquilli tutti. Allora, come il film Troppo belli con Costantino, dice Grampi. Sì, poi lasciamo perdere ste cose, no? Far fare i film a una persona soltanto perché è caruccia, ragazzi. Come a Paris Hilton, no? In America, che le fanno fare le cose giusto perché è figlia degli Hilton, diciamo che ha una certa visibilità, insomma, è conosciuta, è famosa e quindi le hanno fatto fare dei film dove recita veramente non benissimo, diciamo così, non benissimo. Se ne sono di braccia rubate all'agricoltura in giro, Ma infatti. eh. Appunto, ribadisco, magari ci sono soltanto quelle persone che fanno queste cose solo perché sono carucce, raga, punto e basta, no? Sì, è Vero è vero. che magari Gianni Sperti non fa la parte del fascinoso, ragazzi, del come si chiama, quindi questa cosa, anche perché, insomma, vederlo un po' così. Allora, boh, ho il vizio di abbinare il beige al giallo, non è tollerabile. Recitazione, Grampi dimentica. Che poi, ragazzi, nel corso del tempo, degli anni, no, ci sono stati parecchi attori che non hanno dichiarato la loro omosessualità proprio perché c'era di mezzo il fatto della credibilità, dell'allontanamento dal proprio lavoro, cioè Prima anni fa, scandalo, adesso no. ragazzi, eh?
Ma anni fa, adesso no. Sì, però adesso Anna Maria, tutto dipende da cosa vuole la persona. Io capisco che, allora, sono perfettamente d'accordo che chi vive sulla propria pelle questo fatto del No, nascondere no. la propria omosessualità. Ciao Paola, buonanotte. Del nascondere la propria omosessualità è una cosa che pesa, no? Perché comunque, ragazzi, tu sei così, non hai nulla da nascondere, non vedo perché dovresti nascondere, però se una persona la vive con vergogna, come ti posso spiegare, Anna Maria, con un senso di difficoltà, no? Di sentirsi inferiore, io non lo so, No, è sbagliato, anche giusto sbagliato. che lo faccia con i propri tempi, no? Che arrivi Sì. ad una certa, che è convinto di quello che sta facendo, lo deve fare una persona quando questa persona arriva a dire sì, effettivamente, non mi vergogno, non ho nulla di cui vergognarmi, io sono così, lo voglio dire a tutti. Però se non ci arriva a questo punto, raga, sono comunque fatti suoi, nel senso, non possiamo costringere una persona ad aprirsi e a rivelare cose estremamente personali perché deve essere il paladino della. Certo, in certi mondi dello spettacolo, del gossip, poi sai, cominciano a uscire notizie e dopo tu o devi smentire o devi uscire con la verità, e questo è il problema. Non è nel mondo del privato, nel mondo dello spettacolo, poi le voci girano e allora ti mettono davanti a una scelta, cioè o neghi, oppure non dici niente, oppure devi approfittare del momento. Però negare fino alla fine, poi è anche una cosa controproducente per te, hai Sì, ma quello capito? sono d'accordo con te. Ho capito, Finestra, ma allora non vai in TV a giudicare la vita altrui, credo. Beh, Nanni, però lui fa un. Non, lui giudica la vita altrui, giudica, lui critica la vita altrui per quanto riguarda uno spettacolo, anche a volte pietoso, fatto in un programma che si limita, ragazzi, a vedere, cioè, come, le dinamiche. Di una pseudo vita di coppia, no? Non è che va là a giudicare se uno è omosessuale e non lo dice o se Appunto, l'altra. non sarebbe qualcos'altro di meglio da fare nella vita che stare lì a fare sto lavoro lì? Ma Non Anna Maria, ora sarebbe. abbiamo finito di parlare. A lui comunque questa cosa dà visibilità, quindi pubblicità e roba varia. A lui comunque lo pagano per stare lì. Evidentemente Anna Maria non gli fanno fare altro perché fa semplicemente questo. Probabilmente a lui gli basta, perché da quello che ho capito io, anche da quello che aveva rivelato la moglie, cioè che lei lavorava di più, no, di lui, da quello che ho capito a lui non è che serve sto granché o che vuole fare granché, gli basta quel poco, come Mastrota che fai, come si chiama, per i materassi. Gli Ah, sì. basta quel poco Anna Maria per andare avanti. Cioè, se gli basta a lui, oh, raga, cioè. Allora, è brutto ritenere la propria vita un teatro, dice Stregolina. Allora, vabbè, ma lui è un allungamento dello sgabello, dice Proctolin. Proctolin, sai che cos'è? Cioè, ballare no, non è il suo mestiere. Stregolina ballerà pure, ma io sinceramente che ne so. Però può essere che a lui ormai è arrivata un'età che non gliela fa più a ballare, o non vuole più ballare, o si è stancato di ballare. E si ritrova a fare questa cosa, sta bello seduto, gli piace stare seduto. Scusate ragazzi, dobbiamo far salire una ballerina, un'étoile. Brava. Ciao. Ciao. Ciao Laura. Cioè, No, questa adesso ci vediamo. Anna Maria mi sta diventando cieca, ti ha guardata e ha detto: ma chi Non è? vedo. Vabbè. Ciao, ciao. Non ho Devo tenere parole. il telefono molto distante. Diciamo così. Allora, comunque, e qui da noi, innanzitutto brava, brava, brava per la bella borsetta. Sì, complimenti Laura, complimenti. C'è Grazie. veramente una pazienza, ma poi veramente come caspita fai? Io farei il punto catenella. Madonna. Un'altra, ne sto facendo un'altra nera e argento. Ma che Che bella, bella. guarda. Personaggio. Anna Marie, una borsa proprio per te sarebbe. Sì, il mio colore preferito. Io da ma davanti a Laura mi sento una persona inutile, non valgo niente. Ma no. Laura ci allora, a Laura gli manca che va sulla Luna, ha fatto tutto. Addirittura. Sì, ha Allora. fatto tutto.
Dice Stregolina, cioè ballare nonna nel suo mestiere, Proctolin dice Stregolina, finché non si mette le mutande giuste, lasciamolo fermo. Ma chi è questo? Questo è quello che fa l'opinionista uomini e donne. Grampi, non so se l'hai mai visto, uomini e donne, lui fa l'opinionista. E da mo' che non balla più, era ancora nel fiore quando ha smesso. Complimenti per le borse, Laura, dice Nani, belle Grazie, Nade, belle. grazie. Io comunque mi sto depilando. Quanti atti di dolore erano che non ricordo? 10, Elio. Carcere, Anna Maria fa le borse a catenelle. Che cosa carcere. pensi di Gianni Sperti, Laura? Chi è? Chi? Chi è? Ah, Mascellone. Sì, Mascellone, lui. Non Non so chi pensa niente sia. perché non conosce il personaggio. Non conosce. Magari Uomini e se glieli donne? dici. Eh? Magari se gli dici qualche cosa si ricordano. Uomini e Se donne no, conosci? So che esiste, ma non l'ho mai guardato. Ah, sì, so che esiste. anche perché è un orario in cui io lavoro, quindi non. Aspetta che te lo faccio vedere, va? Aspetta un attimo. Allora, come va? Innanzitutto, intanto che io cerco, tu dimmi come va. Abbastanza bene, grazie. Perché Cioè, sono? oggi c'è stato. Oggi è una giornata assurda. Piove da stamattina, un freddo porco. E poi adesso fa caldo. L'ex marito di Paola Barale, non ce l'ho presente. Ma prima aveva una faccia diversa, adesso è diventato di gomma anche lui. Vabbè. Allora, ragazzi, questo è l'adesso, praticamente. Fai vedere, Fatemi poi vedi vedere. come si è rovinato, dai. No, questo è adesso. Sì, ma fai vedere anche quello prima. Mamma Non lo mia. riconosci, Laura? Vabbè. No, l'ho già vista sta faccia qui, ma non è gay. Eccola, e di quello stavamo parlando. Di quello stavamo parlando, del fatto che lui non ha mai detto di essere o di non essere. Ma Per me lo fai è. prima a dirlo una volta per tutte di andare, tanto nessuno ci sa cosa cambia. Allora, un attimo che vi faccio vedere la transformation, ragazzi. Allora, effettivamente non dico che sembrano due persone diverse, però stava meglio prima. Sono due Si può persone dire. diverse, ma veramente. Anzi, quella foto che hai fatto dire prima è ancora carino, cioè bellino, adesso è ancora peggio, Praticamente c'aveva un naso qua che se tirava su, praticamente se ne andavano via i mobili. eh. Aspetta, e non sto facendo body shaming, ragazzi, assolutamente. Guarda. Ma va, quello a Ma sinistra me guarda. lo ricordo. Sì, è lui, guarda Eh com'è, sì, quello a guarda sinistra, è adesso. lo stesso. È lo... Ma dai, Sì. ma dai. Cioè, renditi conto. Ma dai. Ebbene sì. Quando uno per migliorarsi si rovina, ragazzi. Sì, appunto. Allora, Fini cerca Big Jim, dice Grampi. No, no, è Frank Cavaleri, altro che. O John Cena, quello che sembra Big Jim o John Cena. So che esiste, come distruggere milioni di screenplay di Mediaset. Sì, so che esiste. Non so cosa vuole, non so. Meglio prima, sì, Nanni, meglio prima. Vabbè, era anche più giovane però a sinistra. Lo so, Ellie, però sai, alle volte troppa chirurgia, poi alla fine comunque la vedi, no? La vedi la chirurgia, è inutile a dire, raga. Cioè, sì, Basta lo vedere vedi. come si è conciato Mickey Rourke. Quello poverino, lasciamolo perdere. Cioè, veramente una Anche prima. Elliot Musk, eh? Anche Elliot Musk, l'avete visto com'è? No, chi è? Come è diventato? Quello lì di tweet, che ne so, di cosa. Ah! E dopo questo i miei occhi sanguinano, buonanotte, invidiose di Gianni Pistolino. Ciao Proctoli, ma perché così dovrebbe dire che è gay? Se lo è, basta che lui lo sappia. Lui è chi gli sta vicino. Ma perché poi dovrebbe dire che è gay? Se lo è, basta che lo sappia, lui è chi gli sta vicino. Sì, però vedi, diceva Nanni, per esempio, prima, non so se voi siete d'accordo, che se magari un VIP ammette la sua Sì, omosessualità e fa basta. capire che non c'è nulla di male ad essere gay, perché comunque è una cosa naturale.
aiuta altre persone, potrebbe aiutare altre persone a non sentirsi, come posso dire, ghettizzate, a non sentirsi frustrate e a non sentirsi male a dichiararsi. Ecco, quello che voleva dire Nanni, potrebbe dare un aiuto in questo senso. E poi comunque anche lui la viverebbe meglio, perché il nascondersi, il dire e non dire, comunque secondo me è pesante a una certa, cioè pure a una certa età, ecco. Fermo restando che se ognuno ha i propri tempi, è giusto che lo dica con i suoi tempi, non è che uno per forza. O no, Laura, Tatiana? Ciao Proctolin, ma adesso guarda che sembra fare, è quasi un vanto dirlo, cioè da aver vergogna a dire che sia etero al giorno d'oggi. Allora, un attimo che voglio vedere quanti Gianni Sperti età. Ma allora, 55-56. 50 anni, 50-51. 50-51. E invece Paola Parale ne ha 56. Ah sì, è più giovane. Eh? Sei più giovane. Lui è più giovane. Sì. Sì, sì. Allora, ma nel caso di Sperti sarebbe una dei tanti, ormai un po' sdoganata sta cosa qua, dice Stregolina. Sì, ribadisco, io secondo me ognuno lo deve dire coi suoi tempi. Poi, ovviamente, appunto, uno può pure arrivare a non dirlo mai, non è che per forza, assolutamente. Con tutte le dichiarazioni però che sono state fatte dalla moglie, dall'ex moglie, no? E da altre persone, boh, non lo so. Praticamente gli è stato dato. Allora, Nanni dice: la Parale da giovane è iniziato come sosia di Madonna. È vero. Non è che abbia fatto poi molta strada, nel senso. È vero, ha fatto poco. Rispetto a Galante dice: salve fanciulle, Fine, Anna Maria, Laura e Monica, baci a voi. Ciao Galadriel. Senti, ciao. Hai comprato l'uovo di Pasqua? No. La colomba? No, non mi piace. Ah, quindi non mangio niente. Allora, qua per dirvi che la Luciana sta sclerando in live contro tutto e tutti, anche Chiara e Davide. A posto, se ne frega. Ragazzi. Allora, sempre il mago pancione avrà mangiato pesante. Mattia, scusate un attimo che vado a sentire 30 secondi. Le donne della chat, me la reggete un attimo? Sì, Laura, vadi. Dai, la reggiamo. Oh, Monica, sei sparita? Sta mangiando pane e salame. No, Monica. Adesso siamo ma questa stavi famiglia mangiando. Di fa sempre più no. Cosa vogliamo dire di quella famiglia, Laura? Quale famiglia, Gioia? Quella lì, quelli di Quartogiaro. Sì. No, Barona, Quartogiaro sono i suocerini. Ah, sì. Ma cosa vogliamo dire su questa famiglia? Non lo so. Un po' di giorni che l'ultimo video che ho visto è quello di lei che dice che ha raggiunto il suo primo obiettivo. L'unica cosa che non capisco è perché quando deve fare le inquadrature a figura intera va su pianerottolo. Non le può fare in casa. No, tutto si vede pianerottolo. Ciao Anna. Si vede meno. Ma no, guarda, non lo so, ma sai che mi stanno veramente stufando a me, ma non solo loro, tutta questa gente su YouTube che urla, straparla, parolacce, diffamazioni, denunce, controdenunce, mi sta venendo veramente il volta stomaco, Laura, volta stomaco. No, scusa, non ho capito, Roberta, c'è un rumore di fondo. No, sul pianerottolo che c'era il rumore che stavano facendo dei lavori. No, io non ho guardato il video. Ho visto, sai, io li guardo con la velocità, senza audio, così. E ho visto sta foto sul pianerottolo. Dico, quando si è sposata ha fatto le foto sul pianerottolo. Quando deve fare vedere come è vestita va sul pianerottolo. Perché non può inquadrare in casa? Ormai c'è inquadrato anche l'asse del cesso.
No, è piena di cerpame, non c'è più spazio per farsi vedere intero, perché inquadra tutto il cerpame che c'è nel corridoio in giro, evidentemente, no? Cioè, dai. No, io sto Sì, arrivata, perché io. sono arrivata veramente a un livello di saturazione che veramente non capisco più certe dinamiche, certi modi di comportarsi, la verità. Ho visto anch'io in qualche video che ha fatto che se solo inquadra un attimo l'ingresso c'è l'apoteosi del casino, scatoloni, tutta roba Sì. buttata lì. Ma dove la mette questa roba? Cioè, adesso parliamoci senza essere, io non sono gelosa, a prescindere da perdere. Tutte le cose che compra, cioè, non è che vive in 1100 metri quadrati, eh? Dove caspita li metti? Allora, secondo me molta roba che tiene col cartellino tutto così lo porta indietro. Ma l'altra la tiene che gli strappi i cartellini anche. Ma lei tiene le puttanate tipo il copriletto di Hello Kitty. Ma poi ecco, tu mi devi spiegare perché qualunque cagata, basta che ci sia Hello Kitty, lei la compra e non sa neanche a cosa serve molte volte. Ma no, Tutte le non so, non borracce lo che so. prende, tutte le borracce che prende, ma che cazzo se ne Le fa di tazze, tutte quelle borracce? le spazzole, i copri, la cover del telefono, le spazzole, ne ha qui 50, 100 pochette, E 50.000 pennelli per i trucchi. Ma poi si no, trucca no, con le io. dita. Ma a parte, ma no, no, mi sta, io ti giuro, guarda, sono veramente, non lo so, non ho neanche più voglia neanche di pensare alle parolacce. Oh, vabbè, ma Sì, tanto guarda, più. Ha ragione Galadri. Per me la Teresina ha una sì, brandina. Mini e tutto il resto è deposito, perché facci ma qui caso, non l'ha mai fatta vedere la camera dietro. Ma neanche tutta la casa, neanche l'home tour, perché l'home tour che ha fatto l'ultimo era molto strano, eh? Perché tu, guarda, puoi farlo anche te. Svuoti tutto, metti in una camera e riprendi quella, poi rimetti tutto il cerpame nella sala, fai vedere la camera e alla fine monti. Però lo spazio è sempre quello, Laura, lo spazio è Eh sì. sempre. Non puoi 3 volte a settimana comprare cose. Dove li metti? No, io sarei già male, giusto per far vedere che ha soldi da spendere, solo per quello, perché non c'è altro senso, non c'è un senso. Ma io sai che cos'è? Io non me la prendo con lei, però io me la prendo con quelli che la seguono, che la segue e praticamente poi fanno la stessa identica cosa. Ci sono persone che, per esempio, non hanno visto che ha comprato gnomi, 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 gnomi e hanno cominciato a comprare gnomi, 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 gnomi pure loro, no? Anche persone, come posso dire, Anna Maria, che tu non diresti mai, no? Tipo c'è una signora di Milano che io reputavo molto, molto seria, che a una Bionda certa ha come cominciato cavi, a uscire gnomi come se non ci fosse un domani. che fa le borse? Io Sì. gli gnomi li avevo già 20 anni fa. Te l'ho detto, in Svizzera si usano gli gnomi, queste cose qua. Senti, Sono. ti sfido, una sfida, ok? Sì. Però la devi accettare. L'accetti? Se non so cos'è. Non lo so, se te lo dico non l'accetti, quindi devi accettare occhi chiusi. Vuoi sapere quanti gnomi ho? No, no, Ah. no, 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 no. Mi devi fare una borsa rosa con la faccia di Hello Kitty sopra. Posso? Posso? Vai. Ti fa male il gomito? Sì, ho il gomito del tennista. Ah, Almeno te lo succede, devi succede. massaggiare. Allora, gli gnomi sono carini, dice Hello Kitty. Fratello Mauri, sto alimentando le mie bestie, quindi non riesco a scrivere, dice Roberta. Gli insospettabili amici degli gnomi. Sì, Gabriele, sì. Che poi non era soltanto quello, perché lei poi c'ha anche una propensione per il rosa, la nostra Laura. Quindi, secondo me, alla fine. No, 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 attenzione. A me piace il fucsia, non il rosa. Il Che fucsia è bella diverso, maglietta, che colore è la quello. maglietta che porti?
Ma è albicocca. Ah, sì, esatto. Non è rosa, è Albicocca. albicocca questa qua. Vabbè, Albicocca, no, si vede albicocca. No, io Allora, rosa è un colore che a me, anche tra a l'altro, me sbatte un piace. casino. Mi sbatte il rosa. A me No, piace dal nemmeno fucsia, piace. sali fino al viola e nero. Il Ecco, quelle sono fucsia le sì, il gradazioni di fucsia è colore. carino. E Rosa. vabbè, e quindi niente, ragazzi, perdoniamo gli ignomi, che dobbiamo Vabbè, ma fare? Laura, non è che ce li hai in giro ancora adesso quelli di Natale, no? Ah, va, sono già su nel soppalco. Ma invece alla signora ce li hai in giro per casa, Natale, Pasqua, villaggio di Natale, quell'uovo di Pasqua, con le borse di Halloween, con i fogli, le decorazioni dell'autunno, col va, sì, ma no, Madonna che angoscia. Adesso c'ha la mania dei coniglietti. Ah, beh, Mamma mia. certo, ragazzi, stiamo a Pasqua, coniglietto. Io mi ricordo ancora quando ha fatto mettere a, come si chiama, il pigiama a forma di coniglietto a Davide. Mamma mia, ragazzi, si affronta. Allora, secondo voi arriverà mai un giorno in cui la signora Luciana si stuferà veramente da far succedere un casino? Sì, No. Allora, sì e arriva. no, dite le vostre motivazioni. Comincia Anna Maria, poi Laura. Sì, perché Anna Maria? Eh sì, perché la corda la tiri, poi si rompe. Arriverà un momento che veramente lei poi, ormai che è partita con sto YouTube, e loro sempre più sfrontati, cafoni, lei vorrà la sua pace e la sua libertà. Arriverà. Non è che stai parlando della principessa Torlonia, eh? Anche la No, lo Lambrogina è. so, lo so, appunto per questo. Insomma, arriverà. Però niente, non è che se ne vanno, stanno lì e saranno i ferri corti, però come facciata faranno sempre la famiglia felice. Però saranno i ferri corti. Eh no, però loro, la domanda era precisa, arriverà un giorno in cui magari si stuferà davvero e manderà tutto a carte 48, li caccerà di casa, per dire. No. Cacciare di casa no, però sfasciarsi sì. La pace sì. No. Beh, Anna Maria, la pace è sfasciata già da un sacco di tempo, eh. È sfasciata già un sacco di tempo e questo è sotto gli occhi di tutti, voglio dire, non dobbiamo aspettare ancora tempo. Io sono d'accordo con Laura invece, nel senso che no, perché lei comunque l'ha detto e l'ha ridetto, lei non cucina più, lei non fa niente, quindi comunque a casa qualcuno che gli faccia le cose, comunque la deve avere, no? Che vada a Oddio, oddio, oddio. Cucinare e pulire quella casa in quella maniera, anche il cane del mio vicino lo fa, eh. Dai, fare la. sinceramente, che capita, Sì, dai. Anna Maria, ma lei non vuole fare nulla. Lei ha detto che ha già dato la Ah, signora in vabbè. questione. Capisci Lì bene? mi sa che è andato tutti. Lì più che stare a fare video e sparare cazzate non fa più nessuno, cioè non fa più niente in quella casa lì. Ma dai, cavoli Secondo loro. voi, toglietemi una curiosità. Toglietemi una curiosità. Ma perché compra quegli ettolitri di candeggina? Buon, Cioè, per continua a pulire lui. comprare candeggina. Bah, Non te lo so dire. parvenza di pulizia. Beh, fai panni, quindi penso che li butti tutti lì nei panni. A Candeggina. candeggina, panni bianchi, basta, eh. Non saprei dire. Vabbè, delica, non toglie i Delicata, colori, sì. non macchia, però non fa neanche bene, eh. Ma sì, ma lascia nella sua convinzione. Mi fa morire che ogni tanto Ravana, che stai mangiando? La caramella La di carta. come si chiama? Una fragola. Perché non Ah, l'ho la mangiato fragola. stasera. Non l'ho mangiato. Allora, ragazzi, vi leggo. Boh, li tira, dice Grampi, non fa più nemmeno i video, ora ricarica pure i video vecchi. Per punizione toglieranno il camoscio dopo all'insubordinata Teresina, la candeggina per scarire la macchia sulla fronte del marito.
ci si farà il bidet, dice Stregolina. Il fatto che ricarichi i video vecchi, secondo me, è perché devono fare parecchie visualizzazioni, no? Perché se è vero che gliene hanno tolte tante, probabilmente per cercare di farne altrettante hanno rimesso anche dei video vecchi, ragazzi. Quindi per fare più visualizzazioni, immagino, io questa cosa adesso non la Sì. so, però immagino sia per quello. Sì. Poi, boh, ragazzi, non so cosa dire. Siamo sempre là, quando parliamo di Chiara, siamo sempre là con i soliti discorsi alla fine, ragazzi. Se ci fate caso, niente di nuovo all'orizzonte. Adesso ci sta questo dimagrimento. Tra parentesi, praticamente pare, Laura, che la nostra Hello Kitty sembra che abbia paura di fare la dieta, abbia paura di andare sottopeso. Bella. Questa è da sailing. Sottopeso. Vabbè che io ho il mio capo che prima mi chiamava Magrulin, adesso mi chiama Mani tese per l'Africa. Però Però ora per che vado sottopeso, io, arriva, faccio prima andare sottopeso io che arrivare enorme peso lei. vabbè, ma sai, sono quelle paure, appunto, come dice Nanni, che non ti lasciano vivere, No, capito? ha paura di diventare anoressica, forse. È probabile, è probabile. Allora, dice Grampi, marito a massimo 400 visualizzazioni al live. E probabilmente anche per quello, no? Stanno ricaricando cose vecchie. Allora, questa mi mancava, Porella, dice Galadriel. Sì, e appunto per questo ogni tanto, ragazzi, diciamo che fa delle, come si dice, delle cose alla dieta, no? Cioè ogni tanto mangia un po' di torta, ogni tanto mangia un po' di cioccolata, perché c'è questo fatto che se continua così va sottopeso e quindi la paura sua E adesso è quella. siccome a Milano ci sono tante grate, c'è il rischio che camminandoci sopra faccio Sì, peso. giustamente. C'è paura che cada giù, Sì. E ragazzi. Allora. poi io l'ho vista con quella specie di tuta sempre piena di pupazzi sminchiosi, quella che ha fatto sul pianerottolo. Si vede che si è sgonfiata, non è dimagrita, si è sgonfiata, che è un'altra cosa. Ma le braccia sono ancora belle, i piedi sono ancora gonfi, il ventre è ancora dilatato, perché se non ci abbini anche l'esercizio fisico, quella tra un po' si ritrova la pelle della pancia che gli fa salotto con le rotule delle ginocchia. Mi fa salotto. Questa è. Sì. Purtroppo sì. Allora, Nani, io non sopporto che ogni volta che mangiano qualcosa o escono, si devono prima baciare o dirsi quanto si amano. Per far vedere a Vabbè. noi, non è che fanno per loro, far vedere a noi, tutto quello che fanno è per far vedere a noi, lo fanno Sì. Sì, apposta. ragazzi, ma l'amore si dimostra anche in queste piccole cose, no, raga? Della Lei serie ti amo, eh? ha ragione Anna, lei soffre di bulimia, la Chiarona. Vabbè, raga, di quello che soffre, soffre. Speriamo, insomma, che non diventi troppo magra, ecco, perché secondo me No. non potrebbe sopportarlo, Porella, ecco. Sì. Avrebbe paura, poi ogni volta che si sen dovesse sentire male sarebbe una corsa in ospedale. Quindi, ragazzi, speriamo che dimagrisca il giusto, dai. Il giusto, speriamo che dimagrisca il giusto. Pensando che il giusto era un personaggio YouTube. Allora, Laura, sai chi è Anna e Mauri? Sì, Ah, l'avevo no. Sai chi è Anna e capito dal Mauri? rito. Sì, è vero.
Collegimi Laura. Sì, sì. Sei da ritmo, l'avevi capito com'è. Kitty come Eugenia Cunei, dice Grampi, arriverà ad autoassorbirsi, poverina. Nanni, può essere sì che a un certo punto arriverà pure a quello. Però dai, allora c'è da dire che sono contenta che insomma si veda così, che sia così felice di se stessa, ragazzi, così, così si senta proprio orgogliosa di sé. Perché stasera urlava, urlava contro tutti? Cosa è successo? Perché? Cosa è successo? Ma non lo so, io non ho sentito manco che urlava, non lo so. Non, sinceramente sono stata 2 secondi, ma poi non mi... A parte che mi è venuto un po' di mal di testa, ti dico sinceramente, no? E non riesco a... Poi la sua voce mi sta pure antipatica. Poi domani casomai me la vado a risentire se c'è qualcosa di interessante. Non parla bene, parla un po' accentuato, non so come dire. Parla... Saranno i denti. Ah, però... Fa le moine, non lo so io. Ah, scusate, questo video che ha messo 4 ore fa, il mukbang mega buffata di coppia da McDonald's. No, è vecchio, è vecchio. È vecchio. È vecchio. È vecchio. Anna Maria, mi tieni una chat, per favore? Sì, allora, Galadriel, aiuto. Comunque, quando si trucca sta meglio. Galadriel, si trucca alla stessa maniera, rigona sull'occhio, mascara, un po' di rossetto, perché lei si trucca così. Una volta all'anno Grampi ha detto che si truccava, si prendeva cura di lei, i capelli, così così. Ma è una persona che non ci tiene, non è continuativa, è discontinua. Lei deve partire la brocca, fa una cosa, poi basta. Non è continuativa. E quando si trucca, sempre la stessa riga nera, il rossetto, un po' di mascara e basta. Questo qua è il suo trucco. Non fa altro, perché... Anche se hai cassetti pieni di palette, mai visto. Di ogni tipo. E 50 pennelli? Dai. Allora, a me fa morire il rossetto, sì, perché le labbra un po' fini. Nanni e Maria, quando li trucchi te, che sei anche più grande, le fai 4-0, che... Ma sì, Nanni, va... Ma no, ma non è... Guarda, io mi trucco molto basico anch'io, Lascia stare, mi sono truccata la strega, lascia perdere. Quello era molto accentuato. Anch'io mi trucco basica, però mi metto il fondotinta, la BB cream, un bel fondotinta, qualche reghina così di vari colori, mascara, un po' di farda sulle guance e poi ho dei vari luci da labbra, cambio colori, ho tanti colori di matite diverse, tante matite di colori diversi, di rossetti diversi, insomma. Lei è sempre il suo base, matita nera, mascara, rossetto di andare. E ha 5.000 cose, paletti, cose, cioè non... Alla lavatrice che lavi i pennelli, Laura. La mia lavatrice che lavi i pennelli, da trucco. Io c'ho la... C'ho una specie di guantino che si infila su 3 dita, di gomma, con tutte le... Io ho l'abitudine, quando mi trucco, io uso i pennelli, intanto quando... Cioè, ha comprato un pennello perché era di Harry Potter, tanto che per cazzo. Farti capire. Un set di pennelli dell'Harry Potter. La mini lavatrice per lavare i pennelli. Vedi quelle che non capiscono niente. Il pennello deve essere di marca, ma deve avere pochi ma buoni. Sì, sì, no, quelli di Harry Potter saranno fatti di nylon, che non li puoi neanche usare. Sì, sì, sì. Sì. Sì, è vero, sembra il pennarello. Sì, non lo so, ma no, non lo so, quella persona io non riesco a trovare una cosa positiva, mi dispiace, sarò una carogna, ma non riesco. Ma sì, 5.000 spazzole, con tutti i pupazzi sopra, della Disney, quelle spazzole lì, con i suoi capelli non vanno bene, cioè hai capito? E compra le cose solamente perché... Hanno un brand. Hanno un brand? Perché sono colorate, perché o sono rosa, o sono dei pupazzi, o sono di Hello Kitty, o sono di tutti i pupazzi che si mette lei.
Topolino, Paperino e Giacomino, l'orso, Barbie, Hello Kitty, cioè no, no. Ma quando Ma è che perché? cresce? Ma no, ma va. Ma no, ma va. No, 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 no. Io poi, guarda, qualche ultimo, forse il penultimo video, aveva comprato una cosa che leggeva che cosa serviva, perché non Sì, sapeva l'ho neanche visto, lei. adesso All'inizio, non mi ricordo no. cosa fosse, che ho detto cosa l'ha comprato a fare, io che sapevo cosa. Questo qui è, aspettate che ve lo dico, ma allora Sì, cosa l'ha comprato a fare? non sa cos'è, non sa cos'è, ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Ma poi tu hai mai sentito negli ultimi 2 anni comprare qualcosa per altri? No, No. se lo farebbe, lo direbbe giusto, come Sì. egocentrica lei, come giusto, ti sembra? Hai mai sentito dire compro questo per? Ah Mai. no, 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 aveva comperato i croissant al pistacchio per quando andava Sharon a trovarla. Ma non ci Sì. credo neanche morta, perché lascia perdere, a meno che non siano vegani, non li mangia Sharon. Lo Se so, c'è il infatti latte, non li mangia. sotto gliel'hanno scritto. Io Ah. non, questa cosa qua non la so, non la so, di croissant. Però se non sono vegani non li mangia, né latte, né uova, né burro. Aspetta che leggo 2 cose, se no torna la Sì. padrona. Allora, la firma, hai ragione, 5.000 spazzole, Nani, ma poi sempre qualche pigiama deve prendere ogni volta. Ma sì, è vero Nani, ma mi sale il crimine. Poi ci sono colori fluo, chi se ne frega, sì, va bene Grampi, bella bella cozzaglia di colori. Come le bimbe, ma no, ma le bimbe, allora, la Hanno più mini cucina gusto. a 4 anni, no, a 4 anni, fino a 6 anni gli dico vestiti così, poi dai 7 no, dai 7 anni no, cresci, basta, basta schifezze, perché no, dai, no, 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 no. Ma non è vegana sua figlia, Stregolina? Non vorrei sbagliarmi, se dici che è vegetariana. Non vorrei dire una cazzata. Io mi ricordavo che fosse vegana, però non lo so. Segolina, le mie nipotine, certe cacate non ne vorrebbero neanche. Ragione, Nanni, ma neanche la mia. No. Ha comprato un coltello di cioccolata per i suocerini. Magari il suocerino sì, ma la suocerina no. Deve neanche guardare la cioccolata. Segolina, Nanni, ti credo. Credo sia vegetariana. Io non vorrei dire, se dite che è vegetariana, con mi credo. Io ero rimasta, mi sembrava che fosse vegana. Però va bene, ma che la figlia vada lì a trovarla, oddio, non lo so. Non Beh, ma credo più a comunque niente. vegetariani non mangiano burro e uova, o no? No, i vegani Sì. non mangiano burro e uova, i vegetariani le mangiano. I vegetariani non mangiano soltanto la carne, invece i vegani non mangiano proprio i prodotti degli animali. Ah. E però come vestiti, dicevo, come vestario, non ha mai detto, cioè, negli ultimi 2 anni, cosa ha detto? Mai, 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 mai. Mai detto compro questo per suo cerino, compro questo per mia sorella. Sì, 2 fuso da 3 euro da Supremark 2 anni fa. No, appena ha preso due canottiere, quelle con le spalline sottili per la suocera. Quando? È un mese fa circa. Vabbè, 2,50 euro, Allora, va bene, dai. se mangia formaggio e beve latte è vegetariana, non vegana, ragazzi. Vabbè, ragazzi, io scusatemi, ma chiudo perché mi è venuto un mal di testa enorme. Sarà il Proprio tempo enorme. che cambia, eh. Eh, Sì, è può vero. essere, sì, un mal di testa non te ne dico niente, guarda. Ma Comunque, strano, grazie. oggi, primo giorno io che non ho mal di testa, figurati. Beata te. Non ho Però più fatti vedere pensieri. prima, dai, Sì, fatti no, dai. vedere. Dai, che passiamo un po' di Più tempo insieme, spesso sai. anche. Sì, Più dai. spesso e prima. Dai, un bacione Laura, un bacione Anna Va Maria. bene. Ciao a voi tutti.
tutti e una buona notte. Grazie a tutti. Quando sogni volo, mi raccomando, mettetemi il like, soprattutto Anna Maria. Ciao ragazzi, un bacione. Ciao. Grazie Nanni. Ciao. Ciao.